Allora, partiamo dai bar e dai ristoranti. Lunedì teoricamente possono aprire, anche se non sappiamo esattamente con quali criteri, perché, ripeto, leggevo prima che le regioni stanno accorciando il metro, i metri di distanza. Però noi abbiamo i ristoratori milanesi che sono su tutte le furie, perché non si può, perché non possono rispettare le norme che vengono stabilite così stringenti dal governo. Allora, questa volta ne abbiamo due in collegamento. Uno è il solito nostro amico Alfredo Zini, che saluto. Ciao Alfredo, bentornato. L'altro che vedete si chiama Paolo Polli, saluto, lo ringrazio, è la prima volta che ci viene a trovare via Skype, ma non è a casa sua al calduccio tranquillo in soggiorno davanti alla televisione, è all'Arco della Pace, no? In piazza dell'Arco della Pace, perché stai facendo lo sciopero della fame, giusto? Sì, ciao a tutti, sì, sto facendo lo sciopero da 10 giorni. Da 10 giorni, ok. Ma scusami, io questa mattina uno dei miei primi pensieri sei stato tu. Cioè, col nubifragio di stanotte tu sei stato lì? Eh sì, è stata un po' dura. Sono andato un attimo qui da amici vicino in un locale a 20 metri sperando che smettesse di piovere, ma ha solo aumentato. Poi mi sono buttato nella piazza a nuoto e sono arrivato nella mia tenda. Ce l'avevi una zattera? Casa. Un canotto, come? Una zattera. La zattera? No, a nuoto. A nuoto, ah. Va bene. Senti, ma se accorciassero, prima domanda, se accorciassero le misure, no? Sappiamo che la regola, quella che ha fatto andare un po' su tutte le furie, sono i 4 metri quadrati per ogni persona. Se li accorciassero, cioè restringessero le misure, vi andrebbe bene? Prima Alfredo, poi Paolo. Ma guarda, no, nel senso che comunque le riduzioni sarebbero, poco cambierebbero, nel senso che due metri di distanza tra un tavolo e l'altro sono veramente tanti, e poi bisogna capire quali sarebbero e di chi sarebbero le responsabilità. Oggi i governatori delle regioni insieme al governo stanno discutendo proprio su questo, chi si assume la responsabilità nei confronti dei nostri lavoratori, perché come voi ben sapete le regole che ha dato l'INAIL sono, certo, per la sicurezza dei luoghi di lavoro, e questo sarebbe un problema su chi ricade la responsabilità. Ecco, insomma, poi di questo noi parleremo anche con un rappresentante di Confindustria, perché in effetti questa è una cosa che non piace a nessun datore di lavoro. Ecco, Paolo Polli, questo è l'unico problema, quali sono gli altri problemi del protocollo che non vi stanno bene? Bah, quasi tutti. Cioè, noi avevamo sempre chiesto di portarci fuori dal Covid senza pagare tutte le cose che stiamo pagando adesso in questa misura, cioè al 100%. Devono abbassare tutto. Io capisco che, insomma, in questo momento il governo, lo Stato non abbia tanti soldi, però dobbiamo venirci incontro, sia nelle utenze che le tasse, che qualsiasi cosa. Devono abbassare almeno dell'80% e qualcosa addirittura non far pagare, perché è inutile avere un fondo perduto del marzo di aprile del 2019 del 20%, che poi alla fine alle aziende arrivano 5-6 mila euro, 4 mila euro, sono una goccia nell'oceano. A noi ci devono portare fino alla fine del virus con dignità e riuscire a vivere, a sopravvivere, perché poi questo sarà, non si guadagnerà più, cioè si sopravvive e basta. Ma ascoltami, perché da quello che leggevo io, praticamente tutte le tasse non è che ve le cancellano, ve le spostano. Cioè, ad esempio, l'IRAP, ecco, no, e io l'ho capita così, poi ditemi se ho capito giusto. Tipo l'IRAP la sospendono, ma tutte le altre bollette, tutte le scadenze fiscali sono posticipate in avanti, ma non avete degli sconti. È corretto quello, no, che ho capito? Sì, qualcosa, abbiamo qualcosa a fondo perduto, ma come ti dicevo, cioè rinviare vuol dire rinviare il fallimento, non è che cambia molto. Comunque, diceva Alfredo, sarebbe un bel passo avanti riuscire a ridurre di un metro, quindi ritornare quasi come prima, perché poi alla fine i tavoli vengono sempre un po' distanziati per far passare i camerieri di almeno, hai sempre bisogno 60-70 centimetri, se riusciamo ad arrivare almeno a un metro, secondo me sarebbe già un passo avanti, perché è una delle cose fondamentali, però devono levare tutto il resto, come ho detto prima, queste,
E poi la responsabilità, anche questa è una cosa dubbia, del penale nei confronti degli imprenditori, dei ristoratori, perché non si capisce bene, tra l'altro non è neanche probabile una cosa del genere. No certo, ma questo, scusa Paolo, questo in tutte le aziende, scusami, questo in tutte le aziende, perché se io mi ammalo, come faccio a dimostrare che mi sono ammalata a Telenova? Infatti non dovevano metterla, perché è una stupidata tremenda questa, non ha senso. Jacopo? Per quanto riguarda un altro dei problemi che ho sentito è quello della sanificazione del bagno, ad esempio. Cioè molti dicono, sì, ma come lo sanifico? Ogni volta che entra qualcuno, cioè devo prendere un dipendente e fa solo quello, dalla mattina alla sera sostanzialmente. E in molti mi stanno dicendo, io lo tengo chiuso, scrivo guasto. Cioè tanto per dire, perché ti devi arrangiare in qualche modo, no? Da quello che mi pare di capire. È questo un altro problema, ma sommato agli altri fa pensare che buona parte di voi il 18, anche se gli viene detto si può aprire, non apra. Ma non credo che sia possibile aprire il 18. Siamo nel weekend, cioè come fai a chiamare i fornitori? Cioè non si vede proprio che non hanno mai lavorato nei nostri locali, ma non c'è neanche il tempo. Si dice il 25, che è già più fattibile, però ci devono venire incontro in tutte le cose che ho detto fino adesso. Praticamente è impossibile questa cosa. Però ecco, da una parte, scusami, da una parte ci sono le questioni economiche, cioè voi volete un aiuto economico più sostanzioso, no? Perché ci sono questi 6 miliardi tra tutte le imprese a fondo perduto che tu mi dicevi, per ogni ristorante alla fine è mal contato quanto saranno, 5-6 mila euro, tanto per capire. Sì, in base al fatturato, se tu hai incassato 30.000 euro in un mese, il mese di aprile del 2019, ti danno circa il 20%. Ok, e quindi è una goccia nell'oceano, cioè è una roba che ti paghi la luce di un mese, non serve a niente. Cioè, dovrebbe essere una cosa in più quella, capito? Cioè, va bene, però una cosa in più. Non possono più far pagare le accise, la spazzatura come la si pagava prima. Se io... per dire, fino a 6 mesi fa avevo 4 quintali di spazzatura e adesso ho 400 grammi di spazzatura, non posso pagare la stessa cifra, è quello il discorso. Anche il Dior, adesso tutta la gente deve investire soldi per comprare tavoli, sedie e ombrelloni. Sembra, oggi è venuto un politico a trovarmi, sembra che diano dei soldi a fondo perduto per pagare anche queste sedie, tavoli e ombrelloni, e non ci sia l'obbligo delle pedane, così mi hanno detto. Sì, che poi però, Alfredo, non è che tutti i ristoratori hanno lo spazio pubblico fuori, no? Perché ci sono dei ristoranti, adesso io non mi ricordo il tuo, però non è che tutti hanno lo spazio per fare il Dior, c'è anche quel problema lì. Sì, questo è un problema, tanti non riusciranno a allargarsi, perché per esempio sui Navigli o sulle isole pedonali hanno già tutta l'occupazione, il possibile e immaginabile. Questo è un altro problema. Loro, naturalmente, l'amministrazione sta cercando di andare incontro anche occupando altri spazi. Io credo che le questioni economiche siano importanti, ma credo che ci vogliano delle riforme strutturali da 18 a 24 mesi sostanzialmente. E il discorso è che noi non è che non vogliamo pagare o vogliamo avere solo soldi a fondo perduto. Noi vogliamo far ripartire le nostre attività con i nostri collaboratori, perché questo sarebbe il vero dramma sociale. È impensabile rimanere chiusi senza regole. Io mi auguro che nelle prossime 48 ore le regole siano chiare, soprattutto per quello che riguarda la sicurezza dei lavoratori, che per me è la questione principale. Su quello che sono gli avventori, i clienti, possiamo insomma trovare qualsiasi tipo di soluzione. Ma quello sarebbe la minima parte, non so come dire. Però scusami, quello che diceva Jacopo è un aspetto molto concreto, no? Cioè è vero che come fate a sanificare il bagno ogni volta che entra un avventore? Cioè tu devi prendere un tuo dipendente e devi metterlo a fare il pulisci-bagno. Sì, guarda, su questo però devo dirti che ho già interpellato delle aziende specializzate, insomma, che possono fare una sanificazione ogni volta mettendo la chiusura della porta, eccetera. Diciamo che tutti questi provvedimenti, queste anche innovazioni per certi versi, possono essere anche finanziate da dei bandi. Adesso io non mi voglio soffermare solo sulla questione tecnica, cioè io devo lavorare con un'impresa che funzioni, quindi fondamentalmente devo
dare dei servizi, devo dare ancora delle emozioni, devo dare una certa sicurezza. Ma ripeto, Adriana, scusami se insisto, per noi è fondamentale avere in regola, ma in regola in senso veramente lato, i nostri collaboratori, che sono la nostra risorsa, perché poi sono quelli che si interfacciano con i nostri clienti. Ma scusami, perché questo il protocollo del governo non salvaguarda i vostri lavoratori? Sì, li salvaguarda, ma per noi sono dei paletti troppo rigidi. Ah, okay. Nel senso che abbiamo delle strutture che hanno poco spazio. Nelle nostre cucine non sono delle catene di montaggio. E quindi il contatto fra due miei lavoratori è costante, perché di fronte a una cucina o di fronte a un forno di una pizzeria che sono di una larghezza di 160, 180 centimetri, ci lavorano due persone. E quindi diventa difficile avere quel distaccamento che ti viene richiesto. Allora su questo noi stiamo ragionando affinché si possa ridurre anche quel rischio civile e penale per noi imprenditori. Certo. Ecco, su queste regole che noi vogliamo rimetterci in gioco, non sappiamo poi la questione dell'aria condizionata, della sanificazione degli spogliatoi, cioè le nostre imprese sono strutturate in maniera differente rispetto all'industria, ecco, la dico così, ma perché abbiamo delle superfici minori. Sì, quindi avete bisogno di regole diverse. Torno sugli avventori. Paolo Polli, scusami, ad esempio leggevo via i menù di carta. No, ma ci saranno solamente delle lavagne con scritto il menù, questa è un'idea. E poi il buffet, non c'è più neanche il buffet. Beh no, il buffet in questo momento è da escludere, ma penso che anche la gente non voglia rischiare con il buffet. Cioè, già il buffet non era in regola, non è mai stato in regola, cioè, è sempre stata una cosa che la nonaria ha sorvolato. Non, sì. Cioè, ma invece mi hai detto quell'altra domanda cos'era? Che il menù cartaceo non ci sarà più, il menù cartaceo, ci saranno il menù cartaceo secondo me è il meno, basta scaricare un'app, uno si organizza, fa un barcode e si trova il menù sul cellulare, quello penso che sia il meno. Sicuramente il cartaceo e buttarlo via ogni volta è una pazzia ed è un costo. Certo. Invece l'app, avere un barcode penso che sia la cosa più semplice. Jacopo? Ma rispetto al fatto che non ci sia il tempo materiale per aprire, alcuni ristoranti, alcuni bar, anche alcuni punti di ristoro sono già operativi con l'asporto e con la consegna a domicilio. Non è la stessa cosa, lo so Polli, però in realtà qualcuno potrebbe anche decidere di aprire. Ma io volevo capire una cosa. Secondo voi la percentuale di chi in questo momento con quel tipo di regole, con quel protocollo INAIL non dovesse essere modificato in maniera sostanziale, che riapre, qual è? Il 5, il 10, il 15%, il 50%? Qual è? No, aprirà sicuramente di più, secondo me aprirà anche un 70%. Il problema è quanto rimarrà sul mercato, perché comunque aprire non vuol dire nulla. Per aprire siamo tutti pronti sostanzialmente, è come sostenere i costi. Questa è la parte, anche perché i sondaggi che sono usciti sui consumatori, l'80% dice che non vuole andare a mangiare al ristorante. È quello. E questo è il vero problema. Quindi sì, voglio dire, se da un'altra parte hai costi al 100%, ricavi presumibilmente al 20%, puoi riaprire, ma quanto puoi stare in piedi? Fermo restando che dobbiamo far funzionare le nostre imprese andando a fare degli acquisti, le materie prime, i costi del personale, l'energia che inizia a ripartire al 100%. E quindi questo è il problema vero. Dopodiché tutte le soluzioni si possono trovare. Noi siamo imprenditori, sappiamo che c'è un rischio di impresa, ma voglio dire con regole certe e con comunque un sostegno che non è per forza a fondo perduto. Cioè deve essere un sostegno che ci accompagna fino all'uscita di questa situazione drammatica. Non può essere fatto a spot, ma deve essere fatta una riflessione a medio e lungo termine. No, certo. Questa è una crisi epocale. Chiaro. Paolo Polli, ci fai vedere dove sei? Non si vede? Sì, io vedo l'Arco della Pace, ma io voglio vedere... Ho capito, vuoi vedere la tenda. Sì, voglio capito. Vedere la tenda. Perché ecco, io stanotte, mentre c'erano i tuoni e i lampi, pensavo, ma lui ma dove sarà, ma poveraccio? Anzi, se Alfredo vuole dormire con me, lo invito volentieri.
No, se mai se cambiamo soggetto potrei anche pensarci, insomma. La tenda cosa? Aspetta, rifai vedere la tenda, rifai vedere la tenda. Ok, quello è il tuo giaciglio. Aspetta che non ti sento, parla nell'iPad o nel telefono. No, questa è la tenda, insomma, adesso me l'ha messa a posto una ragazza qui, Kim, che ho conosciuto qui, e mi dà una mano, perché io sennò sarei disordinato anche in due per uno. Quindi, ma ti vengono a trovare, la tua famiglia ti viene a trovare durante il giorno? Sì, sì, mia figlia mi viene a trovare, insomma, ecco, questa è una cosa che mi manca. E per mangiare? Per mangiare come fai? Mangiare non mangio. Cioè, ah certo, scusami, bere? No, scusami, per bevo, bere ti sei... Bevo, guarda, aspetta, ti faccio vedere quanta roba mi hanno portato. Perché devi avere oggi, delle provviste di liquidi. Guarda, allora, aloe, si vede? Sì, sì. Aloe vera che fa bene, va bene anche per le scottature, succhi... Anche birra, che non, ogni tanto bisogna... Anche sì, lo capisco. Un sacco di roba, un sacco di roba. Per quello E poi hai tutte le batterie del cellulare, se no come fai? Sì, ho tre batterie di cellulare, sì, sì, quello sì. Ma scusami, c'è un bar qua vicino che me le carica. Tu fino a quando hai intenzione di stare lì? E finché non ci danno qualcosa di importante che ci permetta di aprire in maniera decorosa, quindi penso fra 7-8 anni che riuscirò a venire via. No, beh, io spero di no per te. Fisicamente come stai che non mangi da tutti questi giorni? Sto bene, sono un po' invecchiato perché la barba mi fa un po' più vecchio, però vabbè. Beh, però quello tutti gli italiani, anche Mattarella che dice a Giovanni che non c'ha il parrucchiere, adesso da lunedì forse li aprono i parrucchieri, però... Da questo punto di vista... Sì, ma io, guarda, il parrucchiere qui non ce l'ho bisogno, qui è una... Però la barba, il barbiere ti regolava bianca, la barba. Mamma mia. Vabbè, diventerò, sono un uomo più interessante, sai, con la barba bianca. Senti, ti ha contattato qualcuno delle istituzioni regionali o comunali di Milano e della Lombardia? Guarda, istituzioni no, ti dico che adesso è arrivata prima la Sant'Anché. Sì. Che ha fatto i video e tutto, poi è venuto Pucci come comico, il cabarettista oggi. Sì. Ha voluto fare una foto con me e tanti politici, però delle istituzioni no, infatti sto aspettando il sindaco, ma so che oggi era impegnato all'idroscalo perché voleva che andassero tutti i milanesi quest'estate. No, era ieri. Oggi c'era girato. Il problema del Seveso, oggi c'era il problema dell'esondazione, oggi è stato un po' un casino per quello a Comunque Milano. Comunque io all'idroscalo non ci vado, cioè, piuttosto sto qua all'Arco della Pace che si sta meglio, all'idroscalo non ci vado. Comunque ditemi tre cose semplici e chiare che vorreste per poter dire io riapro. Tre, proprio se in questo momento ci fosse Conte che vi guarda, fategli tre richieste, ma ripeto, sintetiche. Paolo, allora, parti tu. Una sicuramente il distanziamento, che quella è la cosa fondamentale, perché il distanziamento deve essere massimo di un metro. Poi aspetta, Alfredo, tu dici un metro, fermati, un metro anche tra sconosciuti o un metro tra familiari? No, anche tra sconosciuti. Allora, il discorso è questo, il governo si deve fidare di noi. In questo senso, hanno voluto risolvere questo problema per adesso che non è ancora finito del distanziamento, si devono fidare di noi, non, a nessuno penso che piaccia prendere il coronavirus, quindi si devono fidare e noi saremo bravi ad uscire da soli senza essere distanziati come degli Quindi un metro tra gli avventori, ok? Alfredo, dimmene una seconda richiesta? Ma guarda, riforme strutturali, dopodiché loro ci devono dare una mano a pagare quello che è giusto pagare in maniera semplice e in maniera chiara. Spostare le scadenze non ha un senso, vanno riparametrati quelli che sono i costi di gestione per quelli che sono i costi delle amministrazioni. Quindi costi effettivi, ok, tre Paolo? Tre, io non lo so, guarda, secondo me è fondamentale il ritorno del turismo.
Il ritorno del turismo è fondamentale, quindi non tirare molto per le lunghe, perché il turismo, specialmente a Milano, negli ultimi 2 o 3 anni è stato fondamentale. Sono arrivati. Allora ti dico una cosa, una notizia che mi è arrivata adesso in esclusiva, non so se però la dà Repubblica, quindi mi fido abbastanza. Dice che dal 3 giugno l'Italia può riaprire le frontiere per Schengen, viene riaperto Schengen, e quindi sia gli arrivi da tutti i paesi europei senza la quarantena. Questo vorrebbe dire che se un turista inglese, francese vuole venire in Italia, può venire. Questo è quello che dice Repubblica in questo momento. Sarebbe una buona cosa per voi? Sicuramente, il turismo è fondamentale, un po' per tutti. Adesso uno non deve guardare solo in casa sua. Però certo. Jacopo, l'ultima domanda. Io faccio l'esempio dei ristoranti in centro. Ecco, io non ho ristoranti in centro, però un ristorante in centro lavorano praticamente solo col turismo. Dici, aspetta, prima di Jacopo, dici dov'è il tuo ristorante, così se riapre ti veniamo a trovare. Lo diciamo a tutti. Io? Il mio? Il mio è in zona Corso Sempione, in via Castelvetro. In via Castelvetro? Vabbè, vicino. Vicino a Massimo del Gelato. Dipende dove abiti. Vicino a Massimo del Gelato? A fianco. Ah, allora la conosco quella zona. Va bene, allora ti verrò a trovare. Alfredo, sì. Dillo anche tu dove sei, così facciamo pubblicità. Chi se ne frega, facciamo pubblicità. Tanto adesso siete chiusi. Guarda, fammi dire però una cosa importante, secondo me, è quella di tenere in serenità gli italiani da un punto di vista sanitario. Sì. Basta allarmismi, cose certe che mettono in discussione le nostre anime soprattutto, perché noi viviamo di emozioni e il fatto di non avere mai notizie certe dal punto di vista sanitario ci scombussola la vita. Certo. Andiamo meno tranquilli in giro, questa deve essere la prima cosa, dopodiché ci risolleveremo. E poi un'altra cosa, l'ultima, e non faccio pubblicità al mio ristorante, è che la politica, mi fa piacere che vada a trovare Paolo, ma devono scrivere provvedimenti, perché andare lì a fare dei video per farsi pubblicità, scusatemi, ha poco senso. Hai ragione, sono completamente d'accordo. Questo è il ruolo della politica, quello che stiamo cercando di fare è di sensibilizzare la politica a scrivere provvedimenti e non darsi la colpa uno con l'altro. Concordo, devo fermarti perché ho un altro collegamento, Jacopo, rapidamente. No, possiamo tranquillamente fermarci, ho capito tutto quanto, tranne questa cosa del fatto che riapre il 3 giugno lo spostamento in Europa, quando prima, fino a 2 minuti fa, ci avevano detto che il 3 giugno forse ci saremmo mossi tra regione e regione. Ve lo faccio vedere. Va bene, non si capisce più niente, ragazzi. Zingaro, se puoi far vedere il titolo di Repubblica dal mio PC, che è qua, se adesso si è bloccato, però adesso io scommetto che riesco a farlo ripartire, se riesco forse, no? Questi due con la mascherina che vedete sotto, giuro che c'è scritto quella cosa. Cosa dicevi? No, ho detto che ogni giorno, ogni 48 ore apriamo, chiudiamo. Oggi il governatore De Luca ha detto che se fanno le norme oggi, lui fino a giovedì tiene chiusa la campagna. Sì. Perché non ci sono i tempi per fare mettere in regola gli imprenditori. Per assurdo, è una decisione corretta. Non si può correre e dire domani mattina apri, questo è il senso. Noi imprenditori abbiamo bisogno di tempo. Ecco qua il titolo, dal 3 giugno l'Italia riapre le frontiere, sia gli arrivi dall'Unione Europea senza quarantena. Con il provvedimento il governo mira a far riprendere il flusso turistico in vista dell'estate. Quindi praticamente il 3 giugno si può girare da una regione all'altra in tutti i paesi. Vabbè. Non ho parole, qua avete ragione voi, cambiano ogni 24 ore, cambia tutto, vabbè, ce ne faremo una ragione. Paolo Polli, magari ti veniamo, spero che tu lunedì sia a casa tua, sinceramente, se però sei ancora lì, speriamo, ti torniamo a trovare. Prima arrivano le regole, a lavorare sì, prima arrivano le regole che ci permetteranno di lavorare e prima andrò a casa. Certo. Va bene, beviti qualcosa di energetico questa notte. L'aloe vera. Beviti qualcosa di caldo. Qualcosa di caldo, come fa a scaldarselo? No, vabbè, vado al bar qua di fronte, da sport, un bel tè da sport. Ah, beh, certo, per fortuna quello lo puoi fare. Va bene, Adriana, ciao. Fammi dire l'ultima cosa, noi domani mattina scenderemo ancora in piazza davanti alla stazione centrale. Sì. Ristoratori di tutta la Lombardia si troveranno domani mattina per la solita
per la solita manifestazione civile di protesta per tenere l'attenzione alta su quelle che sono le regole. Va bene, comunque noi come vedete noi ci siamo sempre, eh? Noi vi diamo sempre quello che possiamo, vi diamo una mano, ok? Grazie per darci la vostra voce. Ciao Alfredo, vostre... ciao Paolo, buona serata, buonanotte. Buona ciao serata a tutti. Ciao a tutti, venitemi a trovare. Sicuramente. Vero. Va bene, ok. Verremo a trovarti ciao. Con l'aloe vero. No, con la birra ciao. Anche, dai. Va bene. Allora, adesso facciamo così, parliamo di sanità dopo la pubblicità. Mi scuso col professor Pregliasco, siamo in ritardo di 3 minuti, ma lo stiamo chiamando. Pubblicità e andiamo da Pregliasco. Di nuovo in diretta, professor Fabrizio Pregliasco, buonasera, virologo Istituto Galeazzi di Milano, mi scusi per il ritardo ma avevamo il ristoratore in sciopero della fame e allora l'ho tenuto un po' di più. Non c'è problema, va benissimo. Allora, senta professore, noi partiamo sempre nella trasmissione facendo vedere i dati, no? I dati di oggi sono molto confortanti, io non so se lei di fronte a Telenove mi vede o se vede solo il mio collega. No, vedo il collega, ma ho visto i dati, quindi credo di poterli commentare. Ecco. No, la mia domanda è che i dati siano buoni, l'abbiamo capito, ma la mia domanda è un'altra. Siccome è dal 4 maggio che c'è stata una leggera parziale riapertura in questo paese, in teoria, il mio è un calcolo spannometrico, se ci fosse stato un innalzamento, qualcosa di strano, l'avremmo già dovuto vedere o no? Beh, diciamo che questa malattia ha una durata media dell'incubazione di 5 giorni, appunto, con una variabilità da 2 a 11, quindi qualche cosa si sarebbe dovuto vedere già adesso, ma bisogna aspettare ancora, direi, la prossima settimana per capire se qualche pasticcio è già capitato. Quindi, però direi che complessivamente la situazione sta tenendo, anche il dato milanese è abbastanza confortante, sì, pur nella tristezza dei decessi a livello ancora elevato lombardo, ancora diciamo figlio di quelle patologie nate all'inizio. Noi ora effettivamente un po' di casi sono stati riscontrati, ma in realtà sono casi vecchi, mi spiego, molti dei nuovi infetti comunicati negli scorsi giorni e anche oggi in realtà sono soggetti già malati da un po' di tempo e che finalmente, grazie a un'attivazione dell'attività territoriale e dell'attività nell'RSA dell'esecuzione dei tamponi, sono venuti alla luce. Quindi sono, diciamo, soggetti da spalmare nei giorni e nelle settimane precedenti. Quindi il dato mi sembra molto interessante, tra l'altro raccontato così dimostra questa ormai buona capacità del territorio di individuare i casi sospetti, i contatti stretti e quindi di poter governare quella fase 2 vera, perché finora abbiamo fatto una fase 1,5 e quindi arriveremo a questo punto a poterla governare. La scommessa sulla fase 2 è sicuramente quella di una necessità di questa capacità di tracciamento sistematica su tutta la nazione e poi una continuità di comportamenti corretti, certo, da parte di ognuno di noi in ogni occasione. Senta professore, lei che cosa si aspetta dall'apertura di lunedì? Cioè il fatto che saranno aperti i negozi, adesso i ristoranti non abbiamo ancora ben capito, però i parrucchieri più o meno aprono, sarà magari un'apertura non netta, una riapertura un po' lenta, un po' da fondista, però ci sarà. Ecco, quanto può incidere nell'aumento dei contagi l'inizio della vera fase 2? Lo dobbiamo scoprire, perché è una sperimentazione dal vivo sul territorio, nella comunità. Io temo che più contatti, più opzioni e possibilità di infezioni, quindi una possibilità di un lieve incremento ci sarà, c'è come elemento. Noi ci aspettiamo e dobbiamo pianificare, come dire, lo scenario peggiore, quello più devastante di una seconda ondata. Io credo che, sapendo che c'è, perché nel passato, nelle pandemie, quando è successo, purtroppo l'abbiamo subita senza azioni preventive. Ora che abbiamo questa, diciamo, attenzione, io credo che riusciremo invece solo a governare dei focolai che bisognerà chiudere magari con delle microzone rosse o comunque con provvedimenti, diciamo, sartoriali sull'ambito del territorio colpito. Quindi mi sento relativamente fiducioso nel poter dire che
questa fase 2 che dobbiamo attuare, perché dobbiamo farla, non è che possiamo andare avanti nel lockdown aspettare i casi zero che arriveranno, non arriveranno mai, perché questo virus, con questo virus dovremo convivere un anno o due, questo è chiaro, è perché certo. La quota di popolazione colpita è ancora bassa. Questo virus potrebbe cominciare a spegnersi quando avrà colpito il 60-70% della popolazione. Se andiamo a vedere, forse quando avremo i dati epidemiologici della sieroprevalenza sugli studi che sta per fare l'Istituto Superiore di Sanità con un campionamento su tutta l'Italia, vedremo che probabilmente la Lombardia vedrà colpiti un 15% di persone e un 5% nelle altre regioni. Quindi questo virus ha praterie aperte per poter contagiare le persone e quindi dovremo continuare a avere queste attenzioni. Professore Scelta, a proposito delle praterie, le faccio una domanda che a me è molto cara. So già che il mio collega Casoni sta sorridendo dall'altra parte. Io mi sono messa in testa che il virus si è indebolito, però ci sono alcuni suoi colleghi che mi dicono che è una boiata pazzesca, come direbbe Fantozzi, e altri che mi dicono ma perché no, forse un pochino, e ci tengo a sentire il suo parere. Perché ma è vero allora, che le terapie intensive sono vuote, che non ci sono più gli assalti al pronto soccorso, certo può anche essere che sia solo perché c'è il contenimento o perché abbiamo imparato a curarla. Ma esattamente queste cose, senz'altro come elemento prioritario, sappiamo meglio gestire i pazienti anche se non c'è ancora una terapia definitiva e risolutiva, però le tecniche di respirazione le abbiamo affinate e anche l'approccio iniziale al paziente. Sicuramente ci sono meno casi e quindi la probabilità di vederne alcuni pesanti si riduce, perché questa malattia, ricordiamolo, è una malattia con un basso rischio specifico. Noi quando siamo stati invasi con lo tsunami in Lombardia abbiamo visto quella percentuale di casi pesanti tutti insieme, perché i casi veri erano 10 volte tanto quelli segnalati. Ora invece, come dicevo, siamo molto più capaci di individuare i singoli casi. È possibile, bisognerà verificarlo con ulteriori isolamenti genetici, cioè virali e poi di sequenziamento, per vedere se effettivamente questo virus si è modificato. Quindi potrebbe essere, lei mi sta dicendo che potrebbe essere. È da esaminare, non è da escludere, ma sicuramente la cosa principale è ci sono meno casi e quindi si vedono meno casi complicati. Jacopo? Ma lei ha parlato prima di tracciabilità, perché la fase 2 si basa anche sul tracciamento dei positivi, eccetera. Io mi ricordo, riflettevo l'altro giorno, mascherine, test e tamponi e la app Immuni o comunque l'app per tracciare. Io queste tre cose qua non le vedo, cioè sostanzialmente vedo che siamo un po' in ritardo su tutte e tre, quindi non sono molto fiducioso del fatto che siamo pronti per gestirla. E l'altra cosa, così le faccio due e poi mi risponde, abbiamo letto adesso che il 3 giugno forse si aprono le frontiere anche dell'Italia, non soltanto gli spostamenti infraregione ma anche l'Europa intera, quindi potremo spostarci noi, probabilmente potranno venire altri da altri paesi in Italia. È un lasso di tempo, quello da qui al 3 giugno, che ci permette di stare tranquilli, oppure forse è il caso di evitare di essere così gioiosi e felici di tornare a fare i viaggi in Europa, per capire? Mi sembra, partendo da questo, effettivamente è ancora presto per poter vedere questa libertà, perché davvero a questo punto è tana liberi tutti quello che succederebbe se succederà il 3 giugno. C'è ancora tempo per poter valutare ed è la domanda precedente, cioè io credo che questa fase 2 vera dopo una fase 1.5 che è stata quella di preparazione, quella di questa settimana, della prossima, allora dovrà farci vedere proprio con un monitoraggio degli indicatori, sono 21 addirittura quelli che anche oggi abbiamo valutato nel Comitato Tecnico Scientifico di Lombardia, per monitorare la situazione, quindi magari per fare passi avanti, passi indietro, con attività appunto poi, come dicevo, di microzone rosse o di provvedimenti mirati in alcuni contesti. Il problema è che cioè non è così facile dire facciamo i tamponi e li facciamo tutti, una app con un'applicazione con milioni di persone che funzioni senza guai, quindi davvero la reazione organizzativa non è così facile e immediata in una situazione dove si vede, cioè, veramente un interesse, un coinvolgimento di tantissime strutture a livello regionale, nazionale, e quindi
questa pandemia ha fatto vedere la difficoltà di un meccanismo complesso, ma di tutto un apparato con tantissime persone, magari anche con persone, qualcuna che non ci crede, qualcuna che ha dei dubbi, e quindi di non facile trascinamento nei contesti organizzativi. Quindi davvero credo si stia facendo il possibile. È chiaro che chiunque ci sia in questo momento al sul posto di comando è sicuramente bersagliato da tante situazioni, da tante difficoltà e interessi contrapposti. Senta professore, ma lei ha visto le code che c'erano delle persone oggi davanti a Multimedica per fare il test sierologico? Poi vedevo che ad esempio al centro Sant'Agostino, che è un altro centro che fa dei pacchetti, hanno fatto 2000 prenotazioni in un giorno, cioè c'è questo assalto di massa ai test sierologici, visto che la regione ha dato il via libera, cioè pagateveli, la regione ha detto, e fateveli pure, però ve li pagate voi. Lei come lo vede questo interesse dei milanesi, dei lombardi a fare il test sierologico? Ma è la speranza di avere una patente di immunità e di sperare di non aver avuto niente e dire risolto il problema. Tutto da definirsi, perché anche se fosse così non è detto che la protezione possa mantenersi nel tempo. Gli studi epidemiologici hanno dei margini di errore elevatissimo, possono dare falsi negativi, ma soprattutto falsi positivi. Vanno visti come tutti i test diagnostici, con una necessità di ripetizione, di riesecuzione, di interpretazione, anche con l'integrazione con i tamponi, che nell'immediato non è così utile. Lo vediamo soprattutto utile in un'indagine epidemiologica, come accennavo prima, cioè per capire qual è la diffusione. Le indagini e le analisi sono poi un elemento contingente, tra virgolette, no? Sono una fotografia istantanea, una Polaroid che vale oggi, ma non è detto che quindi valga. Quindi lei non lo consiglia? Lei non consiglia un privato cittadino che sta bene di andare a pagarsi il test? Ma è una sua, come dire, diciamo, curiosità, sì, che però va esaminata in modo corretto e adeguato, senza diciamo questa necessità di correre a eseguirlo, perché davvero bisognerà comunque, a prescindere, mantenere le stesse attenzioni, opportunità, certo, e protezioni. Cioè lei ha paura che se uno va a fare il test e viene fuori che ha gli anticorpi, dice ah bello, io sono immune, quindi vado in giro senza mascherina, mentre magari è ancora positivo e può infettare gli altri. Lei ha paura di questo? Possono essere due situazioni rispetto al positivo: il fatto di dover fare anche un tampone per, certo, poter verificare se si è contagiosi, oppure essere anche dei falsi positivi, quindi delle persone che pensano di aver avuto la malattia e invece non ce l'hanno avuta, perché quel risultato non corrisponde all'effettiva, diciamo, produzione di anticorpi. Quindi un test va ripetuto, va valutato, come sempre per le indagini, certo, sull'epatite o le altre patologie infettive. Senta un'altra cosa, lei ha notizie dei reagenti? Perché noi ogni volta c'è sempre questo giallo, questa telenovela dei tamponi che sono gli stecchini cotton fioc senza i reagenti. Ha notizie di reagenti che arrivano in Lombardia? C'è una situazione non facile, c'è una certa, diciamo, così come per le mascherine, prima se c'era un bisogno inferiore c'era una disponibilità inferiore, anche qui i reagenti sono prodotti solo da 3 grandi aziende in tutto il mondo, e quindi sicuramente c'è un momento anche di difficoltà che vediamo addirittura anche nel nostro ospedale rispetto alla disponibilità di macchinari e altre strumentazioni. Quindi tutto il sistema deve avere, come dicevamo anche dalla domanda precedente, una capacità di reagire e di purtroppo con momenti di difficoltà. Ho la notizia adesso immediata che è arrivata dalla Regione Lombardia: lunedì in Lombardia riaprono bar, ristoranti e parrucchieri, è arrivata adesso. Poi dopo la commentiamo, quindi è ufficiale, anche in Lombardia aprono bar, ristoranti e parrucchieri. Adesso vediamo quali saranno le norme. Professore, può fermarsi 2 minuti di pubblicità e poi resta ancora con noi 5 minuti, ce la fa? D'accordo. Grazie, allora fascia e poi le chiediamo altre cose, a tra poco. Rieccoci in diretta, siamo sempre collegati col professor Fabrizio Pregliasco. Nel frattempo è arrivata la conferma da parte della
Regione Lombardia, che ha terminato il confronto con il governo e dice che è ufficiale che lunedì apriranno bar, ristoranti e parrucchieri, mentre domani, quindi sabato, adotteremo provvedimenti che garantiranno la ripartenza in sicurezza di ristoranti, bar, parrucchieri e altre attività in Lombardia e nel resto d'Italia. Tutti lo dovranno fare utilizzando il buon senso e rispettando le regole per garantire la salute pubblica. E adesso poi si parlerà anche dei metri, sostanzialmente. Ecco, professore, prima avevamo i ristoratori, no, che parlavano nei ristoranti la distanza, a questo punto forse non sarà più 4 metri quadrati, ma forse sarà un po' meno. Ora io so che le faccio una domanda un po' particolare, però secondo lei al ristorante quale dovrebbe essere una distanza di sicurezza reale con un po' di buon senso? Cioè questo è un tavolo, lei non mi vede, lei non posso fare il mimo perché non mi vede, perché io ho qua un tavolo davanti. Cioè lei che se scrivesse lei il protocollo cosa scriverebbe? Ma un 2 metri sono però necessari, perché purtroppo quegli sputazzi, per dirla proprio brutalmente, che sono legati alla tosse e agli starnuti, quindi questi droplets, hanno purtroppo una capacità diffusiva elevata e quindi è necessario un distanziamento, perché ovviamente pranzando, cenando non si può tenere la mascherina e quindi si rischia di contagiare, e si è visto anche in Cina appunto delle situazioni in cui l'aria condizionata in quelle situazioni ha portato magari un po' più avanti anche il volume in cui può essere stata una contaminazione. Quindi davvero l'elemento è il buon senso, come giustamente è stato detto, e alcune indicazioni operative di attenzione e soprattutto una responsabilità, almeno se si è sintomatici, di non andare in giro, perché no, quello per forza. In spiaggia quanti metri? In spiaggia si è all'aperto. Lo so, però c'era appunto questa definizione di 4 metri e mezzo tra le file, 5 metri tra le varie righe, diciamo così, le colonne della cosa. Che dopo avremo collegato il sindaco di Riccione, che è incavolata nera, che ovviamente perché riduce sicuramente il numero di posti e il fatto che ci debba essere per forza anche una, come dire, magari dei turni piuttosto che anche tutto un sistema di prenotazione che eviti per quanto possibile, no, il sostare alla cassa e anche nella gestione di quella che è la Senta, due domande pratiche per sanificare le cose. Una gliel'ho già fatta privatamente, ma la rifaccio perché magari tutti non lo sanno. Per sanificare gli oggetti, il vapore va bene? È buono, il vapore è sicuramente utile perché non altera poi, non sono sostanze che in qualche modo aggrediscono come altri disinfettanti gli oggetti oppure gli abiti un po' più delicati. Quindi il getto a vapore per disinfettare i vestiti quando si è stati fuori, la spesa potrebbe andare bene. È assolutamente una soluzione. Allora, adesso lei non mi vede, ma io ho comprato una specie di spada che ha raggi UVC, l'avrà vista perché adesso la pubblicizzano. Io con questa sono molto contenta di averla comprata, vengo in ufficio e sanifico tutto, sanifico il telefonino a casa, le chiavi. Che giudizio mi dà di questa spada? Io la chiamo la spada, la faccio vedere, lei non la vede ma a casa la vedono. Li usiamo in laboratorio per mantenere, diciamo, un livello basso di contaminazione quando le cappe a flusso laminare sono spente, quindi l'azione antibatterica, antivirale c'è, ovviamente non è come una disinfezione, non è tantomeno come una sterilizzazione, sicuramente ha un'azione più batteriostatica e quindi diciamo di riduzione della moltiplicazione possibile sia di batteri, ma presumibilmente anche lo è, insomma, di azione abbattente anche per quanto riguarda i virus. Ma meglio il vapore o la spada? Direi meglio il vapore dal punto di vista fra i due, meglio ancora l'uso dell'ozono o del perossido d'idrogeno, che sono poi i sistemi che le aziende, le strutture e i servizi, diciamo, di igienizzazione prospettano nelle sanificazioni industriali. Ok, senta, le faccio una domanda che non è mio campo, ma io sono curiosa, lei la Serie A la farebbe riprendere oppure no? Ma io non sono agnostico dal punto di vista calcistico, quindi però la cosa... lei mi deve dare un parere scientifico, non calcistico. No, però appunto a questo punto oggettivo mi rendo conto che ovviamente se sa da essere aperta solo a porte chiuse, anche se è un elemento, no, come dire, che non piace ai tifosi, però è chiaro che quell'assembramento che c'è sugli spalti per ora è assolutamente da scordarlo. C'è un certo rischio
diciamo, da parte dei giocatori e di tutto l'entourage, ma soprattutto dei giocatori, perché ovviamente non è che si può correre con la mascherina e quindi no, quel tipo di gioco espone molto lì sarà necessario eseguire tamponi, eseguire test sierologici, che appunto poi uno dice perché a loro e agli altri no, però dipende insomma. Beh, se sono a pagamento, tanto ormai a pagamento si possono fare, quindi il problema non c'è. Ma quindi lei, esatto, mi sta dicendo sì? Che si può fare, è chiaro, con un certo rischio, bisogna come sempre tante attenzioni agli aspetti igienici e diciamo a ridurre al minimo l'aspetto del contatto interumano. Jacopo? Su questo o su altro? No, io volevo solo, prima di salutarlo, dire al professor Pregliasco che non sa quello che ha fatto, dicendo che è meglio il vapore, l'ozono. Adesso domani arriverà con la vaporella probabilmente per disinfettare tutto. Ma io ce l'ho a casa! Lo so, ma la porterà anche qui probabilmente dopo questa cosa. Disinfetta tutti. Esatto, io l'ho comprata e ho scritto al professor Pregliasco un WhatsApp quella sera e lui è stato molto gentile e mi ha risposto sì. E quindi è stata una spesa utile evidentemente. E anche la mia spada. Beh, io cerco di evitare il contagio. Professore, faccio bene, no? Sì, assolutamente. Va bene, ok. Grazie, professore. Buona serata e a presto. Buon lavoro. Allora, adesso... Sì, in effetti mi hai dato un'idea, Jacopo. Lo sapevo che t'avevo dato un'idea. Potrei portare qui la vaporella. Certo. No, ma sai cos'è più semplice della vaporella? Ci pensavo l'altro ieri mentre stiravo. Se uno ha il ferro a vapore, puoi, come si dice, sterilizzare sparando il vapore dal ferro. Certo, cioè, no, ma vieni col ferro che sterilizzi le facce. Guarda, dei tuoi colleghi anche. Dillo, è un'idea anche per casa tua, puoi comunicarlo anche a casa tua. Quando farò la spesa, ti metti col ferro e disinfetti, senza comprare la vaporella che pesa. E anche trascinarla per casa è un po' complicato. So che in questo momento tutte le mogli, le fidanzate che passano le ore a stirare, gli sto dando un'idea. Va bene, adesso abbiamo parlato di ristoranti e adesso l'altro problema, visto che ci avviciniamo all'estate, sono le spiagge. Chi di noi non sogna di andare finalmente in spiaggia a starsene un po' tranquillo sul lettino, sulla sdraio? Vediamo se stare in spiaggia è sicuro oppure no, anche con le nuove regole, e parleremo dopo la pubblicità col sindaco di Riccione. A tra poco. Allora, abbiamo parlato di ristoranti, adesso parliamo di spiagge, di ombrelloni, di mare, di spensieratezza, speriamo. Andiamo almeno con la mente a Riccione, perché c'è il sindaco di Riccione che è collegato con noi, che è Renata Tosi. Buonasera, sindaco. Buonasera a voi. Allora, piacere. Ha visto che adesso le regioni hanno avuto questa vittoria in qualche modo, sono riusciti a cambiare alcuni aspetti del decreto, infatti slitta il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, domani ci sarà il nuovo protocollo per l'apertura di ristoranti, bar, parrucchieri, estetisti. Non ho capito se riguarda anche le spiagge, perché leggevo, adesso è andata via l'immagine, leggevo che cambia anche la distanza da tenere tra ombrelloni, cosa le risulta? Allora, da me risulta che, perché qui bisogna andare per sentito dire, ahimè, sì, il 18 andiamo in spiaggia per passeggiare e il 25 aprono gli stabilimenti balneari. Quindi si sono presi una settimana proprio per poter montare gli ombrelloni, perché se ci li daranno sabato sera le distanze o comunque le misure in metri quadri, che parono appunto essere quelli dei 12 metri quadri per ombrellone, dobbiamo avere anche il tempo materiale di montarli. Qua perché io molti leggo probabilmente 10 metri tra gli ombrelloni. Potesse... Mi scusi, leggo 10 metri tra gli ombrelloni, in albergo sempre con la mascherina, no, nei ristoranti un metro di distanza. Queste sono delle anticipazioni. No, sugli ombrelloni non si prende la distanza tra gli stessi, ma si misurerà a metri quadri. Quindi, okay, è possibile che siano quei 12 metri, 4x3 che le dicevo. Cioè ogni ombrellone con due lettini deve stare in uno spazio di 3x4? Sì, 12 metri quadri, con solo i due lettini, salvo esserci una famiglia. Ecco, però mi scusi, se io vengo con una mia amica, quindi posso stare in quei 12 metri, ok? E se, sì, vengo con mio marito, esatto, e i miei figli anche?
Sì, però è possibile aggiungere uno sdraio, perché diciamo che la famiglia ha già fatto convivenza insieme e quindi non necessita della distanza del metro appunto tra branda. Ok, e tra un nucleo familiare e un altro non ci saranno il plexiglass, quelle divisioni, no? No, non possiamo neanche più sentirne parlare, assolutamente. No, ci sarà il distanziamento sociale di oltre un metro e mezzo mi pare, tra un ombrellone e l'altro, in modo tale che si possa godere serenamente la spiaggia, il sole, insomma, e il divertimento che ce n'è di conseguenza. Non c'è la necessità di mettere il plexiglass. Ecco, io poi leggevo anche il problema della sanificazione delle spiagge. Di questo, ecco, lei, perché poi noi siamo abituati a vedere la sanificazione delle strade a Milano, però è un po' diverso che sanificare una spiaggia. Certamente, sanificazione alla spiaggia si intende logicamente delle strutture, perché la sabbia, così come l'acqua, sono stati dichiarati non conduttori di virus, quindi non vi è nessuna necessità se non ripulire la spiaggia come normalmente facevamo. Mentre per quanto riguarda le strutture, quindi gli ombrelloni, gli sdrai, dovranno essere sanificati tutte le sere. Ed è per questo che i miei operatori di spiaggia mi hanno poi chiesto di poter, dopo un certo orario, fatta la sanificazione, poter chiudere la spiaggia per evitare che vi sia una contaminazione. Quindi questo vuol dire che la sera non si può più andare in spiaggia, cioè una volta chiuso lo stabilimento non si può più entrare la sera per ascoltarsi la musica sulle sdraio, ecco. Per dir la verità, l'ordinanza balneare ha sempre fatto divieto da mezzanotte alle 5 di poter andare in spiaggia. No, beh, mezzanotte sarà. Ok, però alle 10 di sera... Ma no, la mezzanotte, perché nei luoghi dove c'è anche il barettino e il chiosco saranno aperti, logicamente la zona degli sdrai che sanificata invece no. Ah, okay. Ma mi pare giusto e corretto, perché una volta che avranno sanificato, quando è l'ora della chiusura, fosse le 9 o fosse le 9 e mezza, l'aria sanificata deve rimanere non contaminata, mentre l'aria dove si passeggia c'è il barettino e il chiosco viene poi sanificata dal barettino a chiusura. Ecco, e invece qua leggevo dentro gli alberghi l'obbligo della mascherina, vabbè, quello per forza, no? Beh, all'interno di una struttura, come vediamo ovunque, anche nei negozi, nel momento in cui non si riesce a tenere il distanziamento, la mascherina è diventata ormai un accessorio, diciamo. Jacopo? C'è stato, adesso stiamo aspettando per domani i vari protocolli, anche voi presumo che stiate aspettando questo, ovviamente dopo aver avuto un annuncio oggi, poi il protocollo arriva domani, forse dopo domani arriverà qualche cos'altro, non si sa mai. Però voi pensavate di poter fare ancora prima? No, rispetto al 18 no, se voi ricordate anche come G20 spiagge, noi avevamo proprio chiesto la data del 1° di giugno per poter essere operativi. Quindi diciamo che se è possibile partire dal 18, tutto si è molto accelerato in questi giorni, anche perché come amministrazione noi lasciamo di molto, insomma, fare la manutenzione velocemente senza vincolo di orario, proprio per permettere di velocizzare quello che succedeva in 2 mesi in 3 settimane. Logicamente quelli che resteranno un po' più indietro sono appunto gli stabilimenti balneari, perché non è come un interruttore aprire una spiaggia, quindi bisogna livellare la sabbia, bisogna preparare lo stabilimento, bisogna appunto distanziare perfettamente le ombre, quindi qualche lavoro in più ci sarà. Però se come pare allo spettacolo del sabato sera, ormai siamo abituati, ci verrà fatta l'ennesima conferenza stampa con la presentazione dei protocolli, noi dal 18 partiamo con il vento in poppa e nel weekend del 29 di maggio saremo ultra pronti. Ma invece il fatto che sia arrivata la notizia proprio negli ultimi minuti del fatto che si potrà probabilmente dal 3 di giugno anche ricevere turisti stranieri, per voi che siete la patria dei tedeschi praticamente, cioè nel senso vengono a fare le vacanze tantissimi dalla Germania, è una svolta che vivete in modo entusiasta oppure un po' di preoccupazione c'è comunque per questa cosa? No, noi siamo sereni, anzi siamo estremamente contenti, perché avevamo addirittura paura di una chiusura ancora protratta delle regioni, quindi se si va verso l'apertura delle regioni e anche l'apertura dei confini avremo anche il tempo necessario per fare quella giusta promozione non solo di brand Riccione ma anche di quelle che sono le attività. Quindi se fosse veramente tutto confermato, da lunedì partiamo con una forte promozione anche di prodotto.
perché anche gli operatori, gli albergatori hanno bisogno di poter avere date e conferme per poter vendere una camera, altrimenti le aziende restano vuote. Senta, che cosa ha significato fino a questo momento dal punto di vista economico di perdita per Riccione una catastrofe come quella del Covid? Voi potete comprendere che una città turistica balneare in modo particolare è come veramente non aver vissuto in questi mesi, e quindi tutto si è resettato in maniera veramente tragica e importante, iniziando dalle casse comunali, ma giusto per ricordarne qualcuna, ma a me poco interessa, perché quello che mi interessa oggi non è tanto le casse del comune, che è già fallito, perché come tutte le pubbliche amministrazioni, anche con l'ultimo DL non c'è risorsa e non c'è sostanza che ci salverà, però a me interessa oggi che invece si possa ripartire, guardare avanti e darci appunto l'opportunità di rimettere in moto una macchina importante, perché voglio ricordare che a Riccione facciamo 4 milioni e mezzo di turisti in un anno, quindi è una macchina che, se ci avrà l'opportunità, con le dovute attenzione, con senso di responsabilità e con serietà, si mette in moto abbastanza velocemente e avremo da recuperare. È logico che quello che è perduto, ahimè, non si potrà più prendere, però oggi come oggi, con la grande emergenza che ci abbiamo, insomma, abbiamo vissuto e ancora dovremo vivere, ci accontentiamo e nel contempo ci rimbocchiamo le maniche, come sempre siamo stati capaci, e andiamo guardando l'estate e l'autunno e sperando in un ottimo anche inverno. Se Riccione vuole, non c'è stagione. Ma infatti a me piace molto, noi non ci conoscevamo, ma mi piace questa sua carica ottimista, perché alla fine, infatti io adesso le volevo chiedere che cosa chiedete al governo, perché tutte le categorie che noi stiamo sentendo, dagli imprenditori ai dipendenti, ai medici, tutti quanti, vogliono qualcosa, no? Chiedono soldi, chiedono il taglio delle tasse. Lei in questo momento non sta ancora chiedendo niente. Allora, mi colpisce questa cosa, però non è possibile che anche voi non chiediate qualcosa. Ma no, non è questo, il chiedere o non chiedere, è logico che la lista è sempre lunga, e a me piacerebbe avere un interlocutore che ascolta, e da questo punto di vista oggi ancora non ne abbiamo avuti, nel senso che sono state mille gli elenchi che ci hanno chiesto senza chiedere soldi. Ad esempio, per gli enti pubblici abbiamo semplicemente chiesto, capendo come ragiona, appunto, può ragionare un ente pubblico senza avere soldi, abbiamo chiesto lo svincolo dei fondi, abbiamo chiesto l'allungamento dei mutui, cioè tutte operazioni che non richiedono moneta o trasferimento di denaro, ma diciamo che su questo versante è stato veramente lo zero assoluto. Ma io vi dico che non mi preoccupo, perché prima o poi ad un ente pubblico qualcuno ci penserà, e comunque il fallimento di un comune in questi periodi particolari è il minore dei problemi e il minore dei pensieri. Oggi bisogna lavorare tutti uniti, coesi, determinati per far ripartire l'economia, perché solo con l'economia si riesce a creare lavoro e quindi ha automaticamente una soddisfazione per tutti, perché quello che a me più fa paura, tra virgolette, è l'autunno. E certo. Perché se non riusciamo ad affrontare in maniera corretta l'estate, se non riusciamo veramente a darci un'opportunità e un respiro economico, l'autunno sarà veramente pesante. Ma il bonus vacanze, quasi impossibile. Il bonus vacanze che intende dare il governo potrebbe essere una spinta, no, alle persone ad andare in vacanza, anche se è chiaro che tutti quanti abbiamo guadagnato meno, tutti quanti abbiamo avuto qualche problema economico con questa catastrofe del virus. Però l'aiuto, il piccolo aiuto del governo può essere un incentivo, no, per favorire il turismo italiano, o sono briciole? Beh, come si suol dire, meglio questo bonus che niente, però se io devo avere questo bonus il 1° di luglio e mi devo portare il commercialista per capire quanti documenti ci vogliono, diciamo che non è stato infilato bene come prodotto. Cioè, ci riempiamo tanto la bocca di sburocratizzare, semplificare, migliorare, e poi siamo riusciti anche in questo caso a fare un'alchimia matematica per capire quanto può essere il bonus, che quando ho capito è ora già di tornare a casa. Cioè, non era possibile. Se mi vuoi dare un bonus, me lo dai, me lo accrediti sul conto corrente, e con l'obbligo di poterlo e di doverlo per forza spendere in Italia, certo, e spendere quest'estate. Certo. Quello sarebbe stato l'ottimo.
ci prendiamo, come si suol dire, quello che c'è, perché non bisogna lamentarsi, ma bisogna guardare, come dicevo, avanti. Però diciamo che questo governo ha da migliorare. Senta, un'ultima cosa da parte mia è se voi, questo è quello che appunto vorreste, ma invece quello che voi offrite, cioè presumo che voi abbiate in mente di fare dei pacchetti, non lei chiaramente che è il sindaco, però gli alberghi, cioè per invogliare la gente ad andare a Riccione, avete in mente qualcosa? Guardi che è sufficiente che noi si abbia per l'appunto la data vera dell'apertura, perché finché non leggo a questo punto non credo, e si abbia l'opportunità di capire se le regioni sono aperte oltremodo i confini italiani, e noi qui in termini di creatività e di opportunità non ce n'è per nessuno. Ci siamo già visti e abbiamo già cominciato a elaborare, però la condizione delle date e delle aperture sono fondamentali. Certo. Le campagne sono già tutte in elaborazione e contratti pressoché delineati. Siamo operatori, insomma, molto lavoratori che non si stancano mai, ma soprattutto sono i miei veramente operatori, sono delle persone instancabili e con piena creatività e con ottime, insomma, risultati sempre avuti. Anche se Viale Ceccarini non sarà più lo stesso. Io ho visto una mia cara amica, è stata lì la settimana scorsa, questi giorni scorsi, nella seconda casa, perché finalmente poteva andarci, mi ha mandato ste foto e non sembrava un marziano di un altro pianeta, ecco. Ma che quest'estate, ahimè, avremo una Riccione, ma credo un'Italia completamente diversa rispetto ai precedenti, certo, insomma, le precedenti cartoline o le precedenti foto che avevamo il piacere di condividere con gli amici, con i parenti, è cosa abbastanza logica e scontata. Anzi, dovrà proprio essere così, perché altrimenti abbiamo anche qualche problema di assemblamento piuttosto che. Quindi l'invito che noi facciamo nel appunto accogliere i nostri turisti e i nostri amici turisti è quello di godersi Riccione nel suo panorama naturale e soprattutto nella gradevolezza comunque di stare in un luogo di vacanza, e quindi con la serenità e con quello che è comunque il mare e il sole riesce a trasferire in termini di ottimismo. Quest'anno dobbiamo goderci una vacanza molto naturale, arricchita nel caso di specie nostra anche da un bel entroterra, ma tant'è. Speriamo di poter, se tutto va bene, allentare un po' sull'agosto e in questo caso tornare ad immaginare eventualmente momenti di ricreativi, certo, con un ottimo cinema all'aperto, piuttosto che insomma, momenti serali anche di musica, ma un passo alla volta, come si suol dire, perché non voglio dare false illusioni. Mi stanno chiedendo come ha fatto la tua amica ad andare a Riccione, che non si poteva andare fuori da una regione. No, la mia amica abita a Maranello, sì, quindi era dentro la regione, quindi non ha fatto niente. In ogni caso pare che dalla lunedì si possa raggiungere appunto la seconda casa, sì, sì, anche se è fuori anche regione. Per, sì, no, per divertimento, la settimana scorsa si poteva solo per lavori di manutenzione, la mia, sì, amica era per fare la manutenzione alla casa. Jacopo, l'ultima, sì, domanda se vuoi. Ma l'ultima cosa, io ho sentito una frase che ha detto il sindaco, e cioè il comune insomma avrà dei problemi, fallirà addirittura, ha detto, ma lo scenario di tanti comuni che vanno in dissesto non mi pare uno scenario così gestibile, nel senso che lì poi il problema dei servizi esisterà. Cioè, non la vivo molto serenamente questa cosa, francamente, come lei. No, come sempre nell'ambito delle priorità bisogna mettere qualcosa davanti. E oggi per me ci sono i miei operatori, la mia città e l'economia. Viene in secondo piano, ma non per questo non è un piano importante. Vi dico però anche con la provocazione dell'altro ieri di Nardella, no? Che anche lui stesso ha detto spegnerò le luci in città. Ecco, io credo che anche coloro che con noi fanno comune e fanno comunità come le grandi società di servizi dovranno mettersi una mano sul cuore oltre che sul portafoglio, e quindi dovranno venirci incontro anche nell'applicare i servizi stessi e nel pagare i medesimi. Quindi non mi preoccupo in questo senso, nel senso che la questione sarà talmente grande, sarà talmente di tutti, che poi ne diventerà un male minore. Quello che mi devo preoccupare, secondo me, da amministratore pubblico è oggi di avviare l'economia e di mantenere tutti i servizi minimali, i servizi ai bambini, ai portatori di handicap e agli anziani, cioè alle fasce deboli. E quelli sono garantiti, così come sono altrettanto, insomma, sostenute le nostre imprese. Noi abbiamo fatto, ad esempio, un'operazione
amministrativa con la quale non solo daremo ai nostri operatori gli ampliamenti del suolo pubblico, anche insomma in tutta la città, gratuitamente, ma anche la tassa sulla precedente occupazione sarà completamente cancellata, perché i costi fissi devono essere affrontati insieme. Non è possibile lasciare da solo un'impresa in una situazione così grave. E mi sorprendo che ancora oggi si parli semplicemente di slittamento di imposte piuttosto che di cancellazione. E tanto quello, è una farsa. Sindaco, era quello che dicevamo coi ristoratori. Lei probabilmente non ci vedeva perché fuori regione, ma coi ristoratori sì. Dicevamo proprio questa cosa, che loro dicevano: non mi serve a niente se me la posticipano di 3 mesi, ma la devo pagare lo stesso, me la devono cancellare o riproporzionare agli introiti che ho avuto. E questo sarebbe questa, invece di dare dei contributi a fondo perduto che sono un po' briciole, no? Mi sembra che la richiesta sia la stessa da parte di tutti. Ma alla fine sarà così, perché poi bisogna fare i conti con la realtà. Eh sì, che questo soldi non questo ce governo n'è. Non tiene conto. Va bene, sindaco, senta, in bocca al lupo, magari ci sentiamo a stagione iniziata. Ma che bello, anzi speriamo anche di vederci in stagione. Eh sì. Sarebbe veramente bello. Tra regioni. Facciamolo in diretta il collegamento. Va bene, grazie sindaco, in bocca al lupo, auguri. Grazie, grazie anche per la sua simpatia. Mille. Arrivederci. Grazie. Allora Jacopo, allora tutti gli imprenditori chiedono la stessa cosa, mi sembra di capire, e quindi adesso parliamo con un capo degli imprenditori. Adesso ci occupiamo dopo la pubblicità proprio parliamo con Confindustria e perché eri perplesso? Perché voi non lo sapete, adesso vi svelo una cosa. Perché io lo vedo in preview e lui quando non è in onda a volte mi fa delle facce e io non riesco a capire che cosa intende, e lo vedevo perplesso e dicevo: Dio, sto sbagliando la scaletta, perché adesso ci abbiamo Confindustria, però sì. Ti vedevo così e dicevo: oh, cosa sto sbagliando? Non stavo sbagliando niente. Pensando che devo chiamarne due. Sì. Okay. Perché adesso, dopo la pubblicità, parliamo con Confindustria e col sindacato, così vediamo datore di lavoro e lavoratore cosa non gli sta bene e cosa gli sta bene. Intanto ho dato le notizie in diretta ad amici estetisti e parrucchieri che lunedì possono aprire. Però in effetti, se ci pensate, è assurdo che il protocollo arrivi domani. Cioè io mi metto nei panni di... No, non è assurdo, Adriana, perdonami, basta dire che è assurdo. È una totale idiozia che si ripete da 3 mesi. Cioè non è successo una volta che non sia arrivato in ritardo qualche giorno. No, ma mettiamoci nei panni la mia amica estetista, che magari mi sta guardando. Vabbè, tu, anche tu frequenti estetiste. Allora, questa mia amica adesso mi sta dicendo: ma io cosa devo fare lunedì? E io le ho detto: aspetta Conte domani, perché le e viviamo regole... aspettando Conte noi, sì, la conferenza stampa del sabato, sì, ma... però se la fa il sabato già va bene, perché solitamente la fa la domenica quando ci sono io che devo fare la trasmissione. Sì, ma a parte il danno per le nostre trasmissioni, perché se c'è lui che parla nessuno ci guarda e guardano tutti Conte, quella è un'altra cosa, ma chi ha un'attività e deve aprire lunedì e non sa ancora oggi che cosa deve fare, dovranno comprare magari qualcosa degli studi. Ma guarda che io come te ho amici non solo estetisti, ma anche baristi, ristoratori, è tutto il giorno che questo qui suona, squilla, arriva il WhatsApp, ma sai qualcosa, io adesso cosa faccio? Devo fare un gruppo, una chat gruppo a tutti gli amici che hanno problemi di questo tipo qua, iscrivere: aspettate Conte domani. Questo ad esempio è il protocollo dei parrucchieri. Se c'è qualche parrucchiere che mi guarda e non sa le regole, io il protocollo ve lo posso fare avere su WhatsApp. Ma l'avrà cambiato? No. Certo, ecco. Lo strappo? Okay. Non lo so, cioè bisogna chiedere a lui, domani perché ce lo può, dice. Può essere che questo lo strappi? Sì, magari certo. Sì, magari. Può essere, quindi non vi do nessun protocollo, lo lascio qua. Aspettiamo domani. Allora, mandiamo la fascia e poi Confindustria e sindacato, tra poco. Allora, adesso parliamo meglio di quello che si sa del decreto. Adesso scherzavamo durante la fascia pubblicitaria, perché finché non lo vediamo scritto in Gazzetta Ufficiale, in effetti può sempre cambiare tutto. Allora, abbiamo quelli che negli anni 80 venivano chiamati due blocchi sociali insieme, giusto? Abbiamo Alvise Biffi, che rappresenta Confindustria. Buonasera Alvise. E buonasera Mirko Adriana, Rota della buonasera Fion. Jacopo. Quindi abbiamo i padroni e gli operai, giusto? I datori di lavoro e i lavoratori, diciamola in maniera un po' più moderna, va bene. Mirko, ti alzi un po' perché sembri troppo... Ecco, bravo. Se no, ecco, mi piaci di più così.
Va bene. Allora, intanto benvenuti a tutti e due. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, io vi faccio la prima domanda, visto che ancora non sappiamo bene le nuove regole per quanto riguarda le riaperture, vi do la notizia per chi si fosse collegato adesso, notizia di un quarto d'ora fa, che è ufficiale che anche in Lombardia aprono ristoranti, bar, parrucchieri ed estetisti, ma la novità è che le nuove regole verranno dette, diffuse domani, quindi ancora non sappiamo esattamente le distanze all'interno dei locali, eccetera, eccetera. Quindi anche il protocollo INAIL, forse Mirko me l'avevi mandato tu il protocollo INAIL, non lo so come mai sì. Ce l'ho, forse si butterà via, è corretto? Cioè è possibile che cambi anche quello? Ditemi voi. Ma no, adesso probabilmente ci saranno delle specifiche riferite ai vari ambiti e ai vari settori. E quindi dobbiamo aspettarci un adeguamento delle norme anche per quanto riguarda INAIL rispetto ai settori. Ok, quindi può essere che cambi anche quello. Io la prima domanda che vi faccio è quella che è stata raccontata anche dai ristoratori, cioè il fatto che se non cambiano le regole, se una persona si ammala di Covid, il datore di lavoro viene ritenuto responsabile di questo. Il problema è come fai a dimostrare che ti sei ammalato sul luogo di lavoro. Alvise Biffi, parti tu. Ma allora, oggi c'è stata anche una circolare dell'INAIL che ha fatto una dichiarazione, cioè un comunicato stampa più che una circolare, dove chiarisce che deve essere un dolo, una colpa grave perché si è imputata la responsabilità civile e penale al datore di lavoro. Resta il fatto che purtroppo sia per il datore di lavoro come per il dipendente andare a capire dove è stato contratto il Covid è un qualcosa di estremamente difficile per tutti. Quindi qual è il problema che spaventa soprattutto la parte datoriale? È che al netto dei comunicati stampa la legge prevede che se l'infortunio dura più di 40 giorni scatta, diciamo, il protocollo penale per le lesioni gravi, che è un qualcosa di assolutamente corretto, per intendiamoci. Però se noi guardiamo le fattispecie del Covid, noi ci rendiamo conto che il periodo di isolamento, quarantena, verifiche dei tamponi, tutto è equiparato a periodo di malattia. Quindi questi 40 giorni effettivamente è molto semplice che possano scattare in caso di contagio e con quelli di conseguenza i provvedimenti penali. Cosa si porta dietro il procedimento penale? Al netto che poi venga prosciolto l'imprenditore perché non è dimostrato che sia stato contratto in azienda, sta di fatto che teoricamente il PM potrebbe anche chiedere il sequestro preventivo ai fini dell'indennizzo qualora venga accertata la colpa dell'imprenditore. Sequestro preventivo, non vi sto a dire il problema che crea a un'azienda il sequestro dei beni. Questi procedimenti durano anche un paio d'anni. Quindi anche nell'ipotesi che poi si risolva con erano rispettati i protocolli, non c'è stato nessun problema, è una spada di Damocle clamorosa in testa all'azienda che non aiuta nessuno perché porta semmai gli imprenditori ad avere grossi dubbi sulla riapertura, perché è già una riapertura che è economicamente problematica perché hai molti costi per le misure, ricavi ristretti, crollo della domanda e quindi noi siamo favorevolissimi a che ci siano controlli rigidi dei protocolli di sicurezza perché ci teniamo alla salute dei lavoratori, favorevolissimi agli indennizzi da infortunio perché venga risarcito chi ha contratto la malattia. L'unica cosa che non ha senso è per questo automatismo sul penale che deve effettivamente scattare, come è stato detto oggi, solo in caso di dolo o di colpa. Ma oggi non è così. Ok, Mirko Rota, tu cosa ne pensi? Per tutelare il lavoratore è giusto che ci sia questa norma oppure no? No, mi dispiace che il rappresentante di Assolombarda, in linea ovviamente con la loro associazione, faccia una ricostruzione molto fantasiosa rispetto a questo problema. Vado per ordine. L'INAIL non è il legislatore in Italia, è un ente importantissimo per quanto riguarda la prevenzione e gli infortuni, ma non detta, diciamo così, né le leggi né le linee giurisprudenziali. E quindi non c'è nessun automatismo. Faccio un esempio, se un lavoratore si fa male in azienda, si infortunia,
non è che c'è un automatismo dove l'imprenditore viene condannato, viene ritenuto responsabile, diciamo così, di quell'infortunio. Il lavoratore deve sempre provare la colpa dell'imprenditore. Andiamo al Covid. Nel momento in cui un'azienda è in grado di dimostrare che ha applicato tutte le norme in materia di prevenzione e di sicurezza, tutti i protocolli, dimostra ovviamente che quel lavoratore in questi mesi non è che ha vissuto 24 ore nell'azienda. Certo. C'è stato 8 ore, poi le altre 8 ore magari andava da sua sorella, da suo nonno, andava al parco, andava dove voleva. Quindi ha buon gioco nel dimostrare che non c'è un nesso di casualità tra quello che è stato, diciamo così, il Covid, la malattia, e diciamo così, un legame rispetto all'impresa. E mi dispiace che si parli di queste cose, perché in questo paese muoiono 3 lavoratori in media al giorno, 3 ne muoiono, come media, e non c'è nessun imprenditore che, diciamo così, va in galera. Quindi servirebbe un po' di, diciamo, serietà sui temi che stiamo trattando, proprio perché c'è di mezzo, diciamo, allora, non solo io però non voglio parlare solo di quello, secondo devo farvi anche tante altre domande, non vorrei cristallizzare la discussione su questo aspetto. Devo dare 2 numeri per forza, perché la serietà, se parliamo di serietà, intanto sono già 14 gli imprenditori suicidi in questa fase di Covid, e se parliamo di numeri, le denunce da infortunio all'INAIL al 4 maggio sono 37.000 le denunce da infortunio sul lavoro INAIL, di cui 11.000 non nell'ambito sanitario, 11.000 al 4 di maggio, quando c'era il lockdown, quindi il grosso delle imprese era chiuso. Non c'è dubbio. Quindi non è una ricostruzione fantasiosa, che non potrà mai capitare questa. No, non c'è dubbio. Nella città e nella provincia dove abito io, a Bergamo, le imprese non hanno mai voluto chiudere, nemmeno nel periodo più delicato dell'emergenza, e naturalmente lavoravano senza le precauzioni, perché tutti sanno che ad esempio le mascherine non si trovano e non si trovavano, e le precauzioni in quel periodo non c'erano, quindi allora, probabilmente una maggior responsabilità comportamentale delle imprese. Allora, prima di tutto vivo anch'io a Bergamo come ha detto lei, all'epoca il protocollo e i comitati scientifici dicevano la mascherina è inutile. Non si può dar la colpa all'imprenditore se non ha dotato di mascherina quando era l'OMS a dire che non serviva la mascherina. Quindi, a maggior ragione, non può rispondere l'imprenditore, che non è lui lo scienziato, e le imprese, anche a Bergamo, hanno sempre detto: noi ci rimettiamo i protocolli che ci vengono indicati. Certo. Punto. Guardi, le imprese bergamasche, nel pieno dell'epidemia, hanno fatto lo slogan, la sua associazione, Bergamo corra, anziché Bergamo chiuda. Noi perfetto. Beh, però Rota, scusami Mirko, lì c'è stato il sindaco, è il sindaco di Bergamo, come il sindaco di Milano, che hanno fatto lo spot Bergamo non si ferma, Milano non si ferma. Bisogna contestualizzare, Rota, le informazioni all'inizio, dicevano è poco più di un'influenza, fior di politici, primi ministri andavano a prendere gli aperitivi. Non si può decontestualizzare il momento. È chiaro che se viene detto che è poco più di un'influenza e a un'impresa viene detto ti chiudiamo e perdi commesse meno 30% il valore della produzione di marzo, è evidente che col senno di poi sono buoni tutti. Se all'epoca si fosse saputo veramente con certezza qual era l'ente di gravità, no, e non era chiaro, le imprese hanno sempre detto rispettiamo i protocolli che ci vengono chiesti. Allora, scusate, siccome la trasmissione non è sull'inizio dell'epidemia del Covid, ma è sul futuro, sul domani, adesso ci fermiamo un attimo che mando la pubblicità, poi però parliamo di quello che serve adesso per ripartire in sicurezza, imprese e lavoratori, dopo la pubblicità. Allora, siamo collegati con Alvise Bifi di Confindustria e Mirko Rota della FIOM. Abbiamo parlato del passato, ma adesso parliamo anche del futuro. Che cosa serve per ripartire in sicurezza? Jacopo. Ma io partirei dai lavoratori, mi perdonerà Bifi. Cioè, in questo momento, Rota, lei ha sentito ancora delle perplessità da parte di aziende che sono di lavoratori di aziende che sono aperte e delle paure di lavoratori di aziende che devono ancora aprire rispetto ai presidi e a tutto quello che è il protocollo di sicurezza, oppure stiamo arrivandoci, insomma, ad avere le sufficienti dotazioni di mascherine anche per tutti i lavoratori che dovranno ripartire?
No, devo dire che rispetto alla fase iniziale la situazione è molto migliorata, cioè il clima, diciamo, di preoccupazione, di paura è molto diminuito, per mille ragioni ovviamente, perché il virus forse è meno efficace, perché anche le imprese rispetto ai primi giorni si sono meglio attrezzate in tutti i sensi, sia nel rispetto dei protocolli, sia per quanto riguarda ad esempio la collocazione di molti impiegati in smart working. Il distanziamento all'interno delle imprese, sia agli ingressi, alle uscite, nelle mense, negli spogliatoi. Quindi abbiamo lavorato di concerto perché ovviamente il luogo, diciamo così, del luogo di lavoro fosse il più sicuro possibile. Quindi la preoccupazione è più legata oggi a altri fattori: difendere il posto di lavoro, naturalmente, perché questo è un problema che riguarda i lavoratori e le stesse imprese, perché siamo dentro una crisi terribile, terribile. E l'altra questione è ovviamente quello dello stipendio, perché insomma, quando un lavoratore, vorrei ricordarlo, poi magari parleremo anche di questo, si fa un mese di cassa integrazione, di filato deve vivere con 800 euro al mese. Quindi queste oggi sono le preoccupazioni di oggi, ma che perdureranno per le prossime settimane, per i prossimi mesi. Ammesso che gli abbia presi gli 800 euro, perché buona parte non ha neanche visto i soldi che doveva vedere. Questa cosa, su questo tema poi magari lo approfondiamo meglio, perché se non l'hanno preso, io ritengo che una buona responsabilità è quella delle imprese, poi magari ne discuteremo anche di questo. Allora facciamo rispondere subito dal Wiesel: di chi è la colpa che non sono stati presi i soldi della cassa integrazione? Ah beh, sicuramente non delle imprese, perché se l'impresa ha liquidità ha anticipato di tasca sua la cassa integrazione. Sì. Se l'impresa i soldi sul suo conto corrente non ce li ha, siccome non se li stampa in cantina e non sono arrivate le casse integrazioni dirette e soprattutto i famosi 400 miliardi di debiti per sostenere appunto questi costi sono ben lontani da essere arrivati nei conti correnti, è evidente che è un problema, ed è un problema grossissimo, perché i primi preoccupati che il proprio personale non sia pagato sono gli imprenditori, perché ci tengono alle risorse umane che lavorano nella loro azienda, e perché anche in una logica più ampia è evidente che il crollo della domanda interna, che non aiuta la ripresa, è anche figlio delle ristrettezze da parte di tutti di questo inizio di crisi economica, che quindi non spendendo, vuoi perché molti esercizi sono chiusi, vuoi perché con 800 euro al mese si rimane nello stretto indispensabile, è un circolo vizioso che non aiuta nessuno, che è il motivo per cui noi insistiamo perché si sblocchino questi fondi che consentano alle imprese di far girare l'ossigeno, quindi di anticipare le casse integrazioni, di integrare le casse integrazioni. Finalmente pare che nel nuovo decreto ci siano un po' di misure che aiutino l'impresa a integrare velocemente, anche per chi può, è in grado ed è disponibile, la cassa integrazione ai propri lavoratori, e qualche taglio diretto come il taglio dell'IRAP che si trasforma in cassa, perché significa che non escono i soldi, quindi io ce li ho in cassa, li posso usare anticipare, per esempio per pagare gli stipendi. Scusate, una domanda da casa, volevo sapere se si ha un'idea di quanti lavoratori in percentuale più o meno stanno facendo lo smart working. Allora, da noi l'abbiamo fatta sui nostri associati nell'ambito della Lombardia, sulla parte impiegatizia sono il 60-70% dei lavoratori che lavorano in smart working sui nostri associati che hanno riaperto. Ovviamente gli operai, la parte impiegatizia. La parte impiegatizia. Però, Mirko, Adriana, dici? Scusa se torno un attimo sul tema della cassa integrazione, perché mi sembra uno dei punti più delicati, dato che si continua a dire che migliaia e migliaia di lavoratori devono aspettare X mesi per avere il trattamento di cassa. Allora, partiamo con un ragionamento logico. La legge obbliga gli imprenditori ad anticipare la cassa. Articolo 7 della legge 148 del 2015, il Job Act, e dice: tu imprenditore sei obbligato ad anticipare la cassa salvo che dimostri dei problemi di natura finanziaria. Allora faccio una domanda al rappresentante di Assolombarda: le sembra logico che un'azienda che ha lavorato sempre negli ultimi 12 mesi, l'ultimo anno, prima dell'emergenza Covid, abbia la possibilità di non anticipare la cassa integrazione? Cioè, ha lavorato per 12 mesi, scoppia l'emergenza Covid, che riguarda tutti naturalmente, riguarda l'imprenditore più fortunato o meno fortunato. Ecco, la norma oggi dice delle cose precise e noi ci troviamo di fronte agli imprenditori che non hanno mai fatto cassa negli ultimi 12 mesi, che ci dicono abbiamo problemi finanziari. Ecco, una roba così non è un atteggiamento di responsabilità risposta sociale. Risposta Bifi, e poi però cambiamo argomento, vai.
Allora, presupponendo che ci sono anche i delinquenti e quindi non si può fare la regola su pochi delinquenti, sulla maggior parte degli imprenditori onesti, punto uno. Punto due, che si verifichi, è facile verificarlo. Se non ha le disponibilità di cassa perché per esempio non viene pagata l'impresa e se sul conto corrente e sugli affidamenti i soldi non ci sono, significa che è effettivamente impossibilitata e quindi non potendosi inventare i soldi in cantina non glieli può dare. Se così non è, se così non è, significa che è un disonesto e come tale va perseguito. È molto semplice. Però non si può prendere qualche caso particolare e sbandierarlo come certo, se fosse no, no, andiamo oltre, se no parliamo solo di questo. Qua mi dicono Berlusconi, no, grazie al Vise, vado avanti. Berlusconi ha proposto di togliere tutte le tasse per il 2020, tutte le bollette, l'IRAP, eccetera, proprio non di spostarle, ma di cancellarle tutte. Vedo Biffi che sorride, perché qua mi stanno scrivendo sarebbe la soluzione. Voi cosa ne pensate, Biffi? Perché è chiaro che se solo le sposti non è che risolvi. Io penso che se fosse stato primo ministro avrebbe fatto una dichiarazione più morigerata. Comunque, il mio punto di vista è che le imposte debbano essere riproporzionate sì, a quello che è il danno che le imprese hanno subito. Certo. Se delle imprese hanno subito dal lockdown imposto delle riduzioni che poi vengono dimostrate dalle imprese per una quota significativa, proporzionalmente a quella quota devono ricevere un sostegno. Quindi non deve essere una cosa trasversale. Come diceva giustamente Rota, ci sono anche imprese che anzi hanno incrementato in questa fase il loro volume d'affari. Quelli devono pagare normalmente. Quindi non deve essere un tout court, deve essere una corretta proporzione che vada a indennizzare un danno che non dipende dall'imprenditore, non dipende dal lavoratore, dipende da un contesto terzo in cui c'è un danno importante e per preservare il nostro tessuto socio-economico vada riproporzionato il debito allo Stato con dei tagli alle imposte o quantomeno con una dilazione che non è qualche mese, ma è diversi anni per permettere un riassorbimento che non uccida gli investimenti. Quindi la crescita economica. Tu dici, fate è quello che dicono i ristoratori, cioè è inutile che mi fate pagare la stessa cifra che pagavo prima, quando prima facevo 2 tonnellate di spazzatura e adesso faccio 400 grammi, no? Dicono i ristoratori. Tu stai dicendo questo, io le tasse le pago, ma me le dai in proporzione ai miei nuovi ricavi, ok? E questa è la vostra la richiesta. Correttamente, esattamente. Correttamente. Invece Mirko, per quanto riguarda i lavoratori, ci sono delle, in base al decreto che è stato... che è uscito, ci sono i congedi parentali, c'è il bonus babysitter, ci sono delle norme che in qualche modo aiutano i lavoratori e le famiglie o vorresti di più? No, vorrei molto di più perché secondo me, parlo dell'ultimo decreto, sì, il decreto rilancio, è un decreto sbilanciatissimo a favore delle imprese. Ma scusate, gli hanno dato 15 miliardi per quanto riguarda... 6 miliardi a fondo perduto. No, allora, quelli sono altri soldi. Gli hanno dato 4 miliardi per quanto riguarda l'IRA, e non mi pare uno scherzo, diciamo così, di poco conto. Gli hanno dato 15 miliardi per quanto riguarda le agevolazioni fiscali, il bonus affitti, la questione delle bollette e la questione delle liquidità. A me sembra che più di così non potevano, diciamo così, avere e pretendere. È un decreto tagliato per le imprese. Ma scusate, ma un lavoratore dipendente cosa gli hanno dato? La cassa integrazione che si paga, perché vorrei ricordare al rappresentante di Assolombarda che la cassa integrazione i lavoratori se la pagano, hanno una trattenuta tutti i mesi e gli hanno dato qualche giorno di congedo parentale. Null'altro di più. Tutti gli altri soldi sono andati al sistema delle imprese. E ma perché allora le imprese si lamentano, Rota? Gli albergatori, i ristoratori, gli industriali, si lamentano tutti. Ma scusi, ma è perché è il gioco delle parti? Scusi, ma oggi sul Sole 24 Ore dicono bene e ci hanno dato i soldi per l'IRA, pensano già all'abbattimento, diciamo così, del carico fiscale. Ma tutti quei ristoratori che dicono perdo, se sono quello che dicono come perdita e guardo quello che dichiaravano negli anni scorsi, c'è un po', diciamo, di incongruenza, perché sento degli imprenditori che dicono tenere chiuso ogni giorno mi costa una perdita di 2, 3, 4 mila euro. Guardo cosa dichiaravano negli anni precedenti, c'è un po' di sproporzione. Vorrei ricordare che questo paese un po' di problema di evasione fiscale certo, ce l'ha e non dipende dai dipendenti. Cioè il sottoscritto non può evadere, c'ha la busta paga, paga le tasse tutti i mesi e le imprese invece questo meccanismo di agio anche per quanto riguarda... Quindi secondo te, Rota, loro le imprese piangono un po' troppa miseria quando in realtà non è così?
Ma scusate, ma hanno sbloccato 12 miliardi per quanto riguarda i pagamenti della pubblica amministrazione. Giusto, mi sembra giusto. L'ANCE, Associazione Nazionale Costruttori, dice bene, è un ottimo provvedimento con la questione dell'ecobonus. Gli hanno dato 4 miliardi per quanto riguarda la questione dell'IRA. Gli hanno dato totale 15 miliardi per una serie di sostegno alla liquidità, 600 milioni per quanto riguarda le bollette, sospensione o rinvio dei pagamenti per quanto riguarda alcune questioni fiscali. Non mi pare, diciamo così, che sono stati trattati malissimo. Poi certo, siamo dentro una crisi. Siamo dentro una crisi e anche le imprese ovviamente sono in difficoltà, ci mancherebbe altro. Okay. Io penso che il governo abbia fatto un errore catastrofico, perché doveva rilanciare la spesa, diciamo così, attraverso degli interventi pubblici, di ammodernare le scuole, le sì, strade, sì, tu hai un'impostazione diversa. Ascoltami, devo fermarmi, perché volevo fare un'altra domanda dal Vise e poi do la parola a Jacopo, e cioè quella dei test sierologici. La Regione Lombardia ha dato il permesso alle aziende di fare effettuare i test sierologici ai propri dipendenti. Voi come siete? Però le dovete pagare voi, le pagano le aziende. Voi, da quello che hai sentito tu, i tuoi associati cosa fanno? Allora, tanto do solo un numero al volo, 4 più 12 miliardi fa 16 per le imprese. Ricordo che solo il debito scaduto della pubblica amministrazione verso le imprese fa 45 miliardi, che sarebbero già da dover essere nelle casse delle imprese, così, giusto per dire la proporzione dei sussidi. Per quanto riguarda il sierologico, il problema è che A, non c'è un test uniforme per tutti. Certo. B, c'è un problema anche dei centri che fanno le diagnosi, che ovviamente sono giustamente concentrati sulla parte sanitaria, e sulle imprese private c'è tempistiche molto lunghe al di là dei costi per fare questo tipo di diagnosi. Dopodiché non è chiaro qual è il percorso poi diagnostico conseguente, non c'è ancora la app del tracciamento generalizzata, quindi il punto è qual è il vantaggio nel fare questo? Noi è una delle cose che abbiamo proposto. Il vantaggio, scusami, sistema chiaro, il vantaggio è che ci sia un processo chiaro poi di gestione. Che tu sai se un tuo dipendente ha gli anticorpi, e se gli anticorpi poi fa il tampone, se risulta positivo ti eviti che ti infetti gli altri dipendenti. Ma il problema è che tuttora non si sa se questa positività, per quanto duri, si sia effettivamente un elemento di sicurezza o no. Questo è quindi vero. Io mi trovo a fare un investimento per una cosa lunga di cui ho esito incerto e su cui non ho delle certezze su che cosa farne da un punto di vista poi di sicurezza quindi interna. Quindi i tuoi associati tendono a non farli. Cioè, se io sapessi che è sano, lo farei subito. Cioè, ovviamente, sia nell'interesse delle mie persone, sia anche nell'organizzazione dei reparti, in modo da gestire meglio la sicurezza. Ma visto che qui di certezze ce n'è zero, diventa un investimento a fronte di un punto di domanda. Ok, Jacopo, poi chiudiamo. L'altra cosa che ho letto e vorrei capire, perché anche questa fin quando non c'è scritto, o meglio non lo leggo io, magari l'avete letto voi, è quella sui licenziamenti. Alla fine, da adesso in poi, si può licenziare il dipendente oppure c'è ancora il blocco? Ma giusta domanda. Ma tanto non c'è il decreto, quindi non si sa. Dalle bozze penso che abbiano prolungato, era intenzione prolungare di fino a 5 mesi il blocco dei licenziamenti. E poi però io ho sentito che in realtà sono tornati su questa roba, non lo so però. Sì, però quello è un tema che sinceramente non lo vedo particolarmente rilevante, nel senso che l'impegno di tutti, anche delle imprese, è nel cercare di mantenere i livelli occupazionali. Cioè non è interesse di nessuno licenziare e perdere valore manodopera, anzi, cioè l'idea è mantenerlo sì, il più però possibile. In tanti, però scusami Biffi, in tanti imprenditori che conosco, cioè persone con cui parlo, mi dicono il fatto di averci fermato rispetto anche al, cioè bloccato, congelato qualunque tipo di intervento sul proprio dipendenti ha creato dei problemi ulteriori a molti. La norma che hanno scritto prevede il blocco dei licenziamenti per 5 mesi, cioè fino al 17 di agosto. Esatto. Fino al 17 di agosto per licenziamenti o collettivi individuali per giustificato motivo oggettivo. Ma anche questa norma è scritta in modo pessimo, perché non capisco perché un legislatore che ha a cuore i lavoratori e l'occupazione non faccia una norma senza scadenza, o meglio, mi spiego, dovevano dire fin quando tu imprenditore hai a disposizione l'ammortizzatore sociale, cioè la cassa integrazione, che non ti paga
che non ti costa, lo paghiamo noi, ti costa in minima parte, tu non puoi licenziare. Ma infatti è proporzionato a quello, l'hanno messo per la durata delle casse Covid. No, ma la cassa Covid arriva fino ad ottobre, non arriva fino al 17. Perfetto, lo allungheranno fino ad ottobre, però, ma lo ripeto, io sono d'accordo però, su questo punto. Scusi, c'è okay. Anche l'ammortizzatore. Ma sono d'accordo. Devo fermarmi. Non sono devo, scusate, non, perché ho ancora due collegamenti da fare. Devo fermarmi. Che non è intenzione. Vi incontrerete in un bar di Bergamo, prenderete un caffè ad Asporto e continuerete a parlare di questa cosa. Però io adesso mi devo fermare perché ho un collegamento col sindaco di Cisliano, che lui li ha fatti i test sierologici. Visto che parlavamo di questo, volevo chiedere anche a lui, che li ha fatti fare alla maggior parte della sua popolazione. Grazie a Alvise Biffi, grazie a Mirko Rota. Vi incontrerete a Bergamo, mi raccomando, bevete un caffè assieme, però a distanza. Ok. Quando riaprono. Riaprono lunedì. Va bene, ciao, buonanotte, grazie. Allora, come annunciato, adesso mandiamo la fascia e ci colleghiamo con Luca Durè, che è il sindaco di Cisliano, perché noi, sapete, ci siamo collegati più volte con Roberto Francese, che è il sindaco di Robbio, che è un altro che ha fatto fare i test sierologici ancora quando la regione li vietava. Adesso la regione li permette, ma vediamo a Cisliano che li hanno fatti già mesi fa. A tra poco. Allora, rieccoci, parliamo adesso di test sierologici. Prima il rappresentante di Confindustria, Alvise Biffi, ci diceva: ma non si capisce bene a cosa servono, non si capisce bene quanto valgono e sono un costo per l'azienda, quindi in stringi ha detto non mi sembra il caso di farli fare. A Cisliano però l'hanno fatto in tanti il test sierologico, ancora prima che fosse liberato in qualche modo, perché l'assessore Gallera aveva detto valgono solo quelli della Diasor, in quelli del San Matteo di Pavia, gli altri non valgono. Poi in realtà sono stati liberalizzati tutti. Adesso la regola è fateveli pure, però basta che li paghiate. Luca Durè, sindaco di Cisliano, buonasera, benvenuto. Buonasera. Allora, lei è uno dei primi che ha creduto ai test sierologici, no? Perché ha indirizzato la sua popolazione a farli. Sì, diciamo che noi siamo partiti perché volevamo fare uno screening dei dipendenti comunali, di tutti i volontari impegnati nella gestione dell'emergenza. Sì. Perché avevamo il timore che chi fosse in prima linea potesse in qualche modo essere dannoso e pericoloso per gli altri, soprattutto chi andava a portare supporto agli anziani, alle persone con fragilità particolari. E quindi siamo partiti da questa idea e poi abbiamo deciso di estendere su base volontaria a tutti i cittadini che volessero avere delle risposte sul loro stato di salute, sulla base di sintomatologie che avessero avuto, o semplicemente perché, avendo il dubbio di essere venuto in contatto con qualche persona potenzialmente positiva, volevano sincerarsi del loro stato di salute. E, insomma, abbiamo pensato di fare questo screening che ci ha consentito di fare una mappatura un po' della situazione della diffusione del virus sul nostro territorio, che dal mio punto di vista è stata molto importante. Ecco, qual è la percentuale, appunto, a questo punto, fatta la mappatura, dei suoi abitanti che hanno gli anticorpi? Allora, noi abbiamo fatto i cislianesi, e quindi gli abitanti di Cisliano. Poi abbiamo fatto anche dei test ai non residenti che avevano relazioni col comune di Cisliano, chi lavorava a Cisliano, chi aveva parenti a Cisliano. Abbiamo notato che sui ciclianesi abbiamo una percentuale più bassa, intorno al 4-5%, mentre sulle persone che venivano da fuori eravamo oltre il 10% come incidenza. Forse per il fatto che comunque Cisliano è una comunità vicino a Milano, ma che rimane abbastanza isolata, una comunità di meno di 5.000 abitanti, che non è servita da certo, linee ferroviarie, quindi anche le possibilità di entrare in relazione con tante persone forse erano limitate, e quindi questo ha consentito una minor diffusione del virus rispetto, per esempio, nel Pavese, dove altri comuni hanno fatto questo test. Le percentuali superano il 10%. Sì, a Robbio abbiamo fatto. Senta, ma scusi sindaco, una volta trovati quelli che hanno gli IgG, gli anticorpi, quindi quelli che sviluppi dopo la malattia, bisogna fare il tampone, no? Per capire
se sei ancora infettivo oppure no. Ai suoi cittadini che hanno gli anticorpi IgG è stato fatto il tampone o no? Non è stato fatto ancora nessuno. Ecco, lo sapevo. Tocchiamo la nota dolente. Volevo toccarla. Noi abbiamo anche fatto un esposto per cercare di capire perché ci risulta che la TS di Varese faccia i tamponi a tutte le persone che risultano positive ai test sierologici, che siano fatti in strutture pubbliche o su base di iniziative che partano da comuni o iniziative private. A Pavia hanno trovato comunque una procedura per segnalare le persone positive ai medici di base, quindi dai medici di base viene segnalata la TS, quindi vengono programmati i tamponi. A TS Milano ci ha risposto che tutti i test sierologici fatti al di fuori di quelli riconosciuti dalla Regione Lombardia non rientrano nel programma di tamponi effettuati dal sistema sanitario. E questo ci ha lasciato chiaramente un po' sconcertati. Certo. Quindi lei ha dei cittadini che hanno fatto il test e che risultano positivi agli anticorpi che non sanno se sono infettivi oppure no. Esatto. Beh, diciamo che il nostro test dà qualche informazione in più rispetto a quello di Regione perché ricerca anche gli anticorpi di breve termine che a seconda dei due metodi utilizzati o il CLIA o l'ELISA, sì, sono gli IgA o gli IgM, e quindi dall'analisi combinata si riesce anche ad avere cercare di capire in che fase della malattia ci troviamo, se siamo nella fase iniziale dove abbiamo soltanto gli anticorpi di breve termine o se siamo in una fase finale dove abbiamo solo gli IgG, che sono quelli chiamati immunizzanti. Quindi chiaramente non possiamo fare una diagnosi, però ci danno delle indicazioni in più, e io penso che se non riusciamo a fare i tamponi a tutti, quantomeno bisognerebbe cercare di fare i tamponi alle persone che presentano un'elevata quantità di anticorpi a termine. Ma quindi adesso a che punto siete? Lei ha fatto l'esposto? E non ci hanno dato alcuna risposta. Poi è uscito questo decreto delibera di giunta regionale che onestamente stiamo ancora cercando di capire quale portata abbia, perché liberalizza i test ma di fatto definisce percorsi diversi tra chi effettua test che rientrano nell'ambito del programma regionale e chi li effettua su base volontaria utilizzando altri metodi che comunque vengono riconosciuti ma di fatto non vengono parificati. No, il problema è, lo dicevamo prima, che se io azienda voglio far fare il test ai miei dipendenti lo posso fare, li pago e poi devo garantire che farò fare il tampone, quindi lo devo pagare i tamponi per quelli che hanno gli anticorpi. Comunque è possibile comprarli perché evidentemente hanno stabilito anche un prezzo, i tamponi dovrebbero costare 62 euro, quindi si può fare, però è tutto a carico del privato, dell'azienda. Quindi nel vostro caso specifico, che sono cittadini organizzati dal comune, non rientrate né in un caso né nell'altro, questo è il punto. Sì, tra l'altro anche noi per trovare, noi anche qua avremmo trovato chi ci fa i tamponi, dovremmo, perché il problema è trovare laboratori lombardi che facciano i tamponi, è che i laboratori devono garantire per ogni tampone che fanno al privato almeno 4 tamponi fatti per il sistema sanitario. Eh sì, per non sottrarre i tamponi al pubblico. Chiedo scusa, ho perso. Sì, no, sto confermando quello che dice lei. Sì, e quindi un po' una follia, perché di fatto uno per fare più tamponi privati dovrebbe garantire un maggior numero di tamponi al pubblico, senza peraltro capire quando verranno pagati. Parlando con alcuni laboratori c'è preoccupazione anche per il fatto che non c'è la copertura finanziaria per tutti i tamponi che verrebbero eseguiti. Però mi scusi, sindaco, adesso qua mi stanno scrivendo, io voglio fare il tampone, lo pago perché non posso. Lo può fare, cioè ormai sono stati liberalizzati. Ci sono, io non voglio fare pubblicità, ma ci sono degli istituti accreditati a Milano che offrono test sierologici e tamponi. Basta telefonare, uno si prenota e se lo fa. Quindi non è più impossibile farlo. Ripeto, a Milano oggi c'erano le code davanti a un noto istituto privato parificato. Sì, tutto questo nonostante una cosa, che nella delibera di Regione Lombardia, o meglio, non nella delibera di Regione Lombardia, ma
in una circolare del Ministero della Salute c'è scritto che i test sierologici comunque andrebbero fatti in una comunità, cioè non il privato e basta, tipo tizio, io vado a fare il tampone, ma io in quanto dipendente di un'azienda, in modo tale che abbiano un valore epidemiologico. Però in realtà lo può c'è fare scritto anche il così. Ho capito. Poi il problema è che se poi nessuno gestisce più niente, andiamo alla Carlona, ho capito. Beh, magari se lo fa gestire dal suo medico, non lo so. I test comunque li abbiamo fatti abbinandoli anche la compilazione di schede anamnestiche, abbiamo raccolto i dati, li abbiamo trasferiti all'Università di Genova, al CNR, per avere anche una finalità statistica e di ricerca medica, quindi l'abbiamo fatto in qualche modo coprendoci di una rigorosità scientifica che ci ha lasciato tranquilli dal punto di vista. Ma tra l'altro voi siete per definizione una comunità, cioè non avete fatto i test agli unici, al singolo. Certo, loro rientrano nel protocollo, bravo Jacopo. Ho sentito di avere informazioni. Abbiamo trovato una dipendente comunale positiva, un volontario che portava al pasto gli anziani positiva, siamo riusciti a isolarla. Abbiamo fatto una mappatura sul territorio cercando di individuare le zone con maggiore concentrazione delle persone che erano entrate in contatto col virus. Ma adesso questi qui, mi perdoni sindaco, questi qui che sono risultati positivi agli IgG, giusto? Non hanno fatto il tampone. Lei come li sta gestendo? Visto che non penso che possa imporre nulla, però gli ha suggerito di starsene a casa. Cosa ha detto? A casa, ho trasmesso tutti i dati all'ATS, alla regione, al ministero, ho trasmesso a tutti e anche alla procura a questo punto, perché io voglio che qualcuno mi dica cosa dobbiamo fare, perché io come sindaco e come ufficiale sanitario locale ho la responsabilità di tutelare la salute dei miei cittadini. Però occorre che poi chi è preposto a gestire la sanità pubblica mi dia una mano e che si crei sinergia. Non si può abbandonare i sindaci a se stessi e c'è questa sensazione da parte di tutti i sindaci, non solo quelli che hanno quelli disobbedienti, tra virgolette, che io chiamo i responsabili, che hanno fatto i test sierologici, ma anche da parte di chi vorrebbe farlo e non lo fanno perché si trovano disorientati e senza una guida chiara. Di quello c'è bisogno, di regole chiare, certe, certo, e che ci portino per mano. Io penso che i sindaci possano avere una funzione importantissima nella definizione di una mappatura del virus. Si parla delle applicazioni per tracciare i positivi, ma se i positivi non li troviamo e l'80% sono asintomatici, non posso certo pensare di trovarli tramite i medici di base, perché il 20% andrà dal medico se ha qualche sintomo, ma l'80% asintomatico sarà liberamente in giro senza nessuno possa intercettarlo. Sindaco, la devo salutare, la ringrazio, poi ci faccia sapere com'è andata a finire, magari ci colleghiamo nelle prossime puntate. Io ho un occhio di riguardo per Robbio e per voi, perché siete i comuni un po' apripista su questa cosa dei test. Roberto Francese è un amico, per cui è lui che vi ha dato il suo numero. Squadra con altri 10 sindaci, stiamo creando un gruppo che ci supportiamo tra di noi, visto che non abbiamo un supporto. Vi sono vicina in qualche modo. È Francese che mi ha dato il suo numero, quindi alla fine il gruppo è quello. Va bene. Grazie. Bravissimo, Roberto Francese, bravissimo, un pioniere. È un pioniere, sono d'accordo. Grazie sindaco, in bocca al lupo. Arrivederci. Allora, adesso io qua ho un sacco di gente che mi sta chiedendo, però io non so cosa posso fare. Mi chiedono, ma dov'è che si possono fare questi test, visto che ho detto che c'erano le code? Io non voglio fare pubblicità a nessuno, però adesso cerco l'articolo dove ho letto delle code, così ve lo faccio leggere e io non ho colpe. Facciamo così, però dopo la pubblicità tocchiamo un altro tema, perché lunedì si aprono anche le chiese per le messe. E ne abbiamo parlato durante il punto di luce questa sera alle 18.30, ma c'è una curiosità che volevo darvi, perché voi sapete che in chiesa, come negli altri posti chiusi, servono delle regole, tra cui anche coprirsi la faccia, il naso e la bocca con la mascherina, oltre al distanziamento sociale. C'è una curiosità che riguarda le mascherine, ve la diciamo dopo la pubblicità. Allora, stiamo toccando tutti i temi, no? Tutti i posti dove si potrà tornare. Da lunedì ci sono anche le chiese, ne abbiamo parlato prima nel punto di luce, ma vi diamo qualche ragguaglio ancora adesso. Trovo, non più qua fisicamente, ma da casa sua, Don Roberto Ponti, buonasera. Buonasera dalla nostra comunità.
Buonasera Don Roberto. Allora, noi prima abbiamo spiegato che per tornare in chiesa per seguire la messa sarà necessario seguire un protocollo ben preciso, che è lo stesso protocollo che c'è in tutti i luoghi chiusi, no? Lo ripetiamo brevemente: il distanziamento sociale, non ci può essere il contatto fisico, quindi non ci sarà il segno di pace, non ci sarà la vasca dell'acqua santa in comune, la comunione non sarà data direttamente, giusto? Io sintetizzo, ricordami se io dimentico qualcosa. C'è un'aggiunta che ho trovato, un'applicazione del protocollo, sì, che è pubblicata nel sito della Conferenza Episcopale Italiana, che dà delle limitazioni, nel senso che una chiesa, per quanto grande, non può radunare più di 200 persone. Sì. Quindi teoricamente nel Duomo di Milano, malgrado la vastità, non si potrebbero radunare più di 200 persone. E se si fa una celebrazione all'aperto, non si può superare il numero di 1000 persone, 1000 fedeli, naturalmente rispettando distanziamento, rispettando tutte le regole di salute pubblica che sono state indicate nel protocollo. Certo, allora poi l'altra cosa che dicevamo è che bisogna coprirsi naso e bocca, ovviamente, quindi entrare con la mascherina, e tu ieri mi ha incuriosito questa pubblicazione che hai fatto con le mascherine colorate. Sai, noi ragazze amiamo queste cose di colori, ma in realtà qua non è una questione di fashion, di moda, ma ha tutto un significato liturgico che mi ha incuriosito, allora ce lo puoi spiegare. Mentre regista Zingaro ci fa vedere le mascherine, adesso ne sta apparendo una viola, una verde e una rossa, e adesso ce n'è anche una, sì, bianca. Spiegaci. Allora, tutti sono tenuti a portare la mascherina, anche il celebrante, cioè, sì, il presidente dell'assemblea. Queste mascherine, che io ho chiamato un po' scherzosamente liturgiche, le vedrei destinate soprattutto al sacerdote che presiede l'Eucaristia, perché naturalmente deve essere abbigliato, deve essere vestito con i paramenti sacri che cambiano di colore secondo i diversi momenti dell'anno liturgico, e per esempio domenica prossima, non questa ma quella in cui i fedeli potranno partecipare, la prima, che è il 24 se non sbaglio, e domenica dell'Ascensione, i paramenti saranno bianchi, e allora per essere conforme la mascherina dovrebbe essere bianca. La domenica successiva è la domenica di Pentecoste, il colore liturgico è rosso, tutto abbigliato in rosso, il prete dovrebbe mettersi anche la mascherina rossa. Per i fedeli penso che ci sia libertà di scelta, e si potrebbe anche scherzare un po' e uno mostrare la sua fede calcistica andando a messa con una mascherina. Questa mi è piaciuta, Don Roberto, cioè tu dici che uno a messa può andare con la mascherina della sua squadra del cuore? Perché io dico che in questo momento bisogna saper vivere le cose con un po' di ironia, anche perché se stressiamo troppo la situazione, rischiamo di non vivere più bene. Quindi tu se tu non celebri la messa e vai in chiesa, che mascherina ti metti? Di che colore te la metti? Io senz'altro del Torino. E quindi granata. Siccome adesso c'è stata questa liberalizzazione, anche le mascherine fatte in casa, sì, hanno comunque un ruolo protettivo. Io penso che la nonna che può preparare una mascherina un po' simpatica per il nipote può fare la richiesta alla nonna o anche alla mamma o alla zia, e penso che vedremo delle belle mascherine, non soltanto quelle super commerciali, ma anche quelle casalinghe, che forse sono anche quelle che esprimeranno meglio che cosa ciascuno porta nei vari momenti della socialità. Basta che abbiano un alto potere filtrante, no? Quindi la stoffa deve essere una stoffa che deve avere un potere filtrante. Lo ricordo, io devo fare il ricordo dal punto di vista scientifico, insomma tecnico, che la mascherina, queste mascherine di comunità, come le ha definite anche il Presidente del Consiglio, sono mascherine che impediscono il contagio all'altro, quindi non è che proteggono me. Io mentre metto questa mascherina non contagio l'altro. Quindi se tutti ce le mettiamo, nessuno contagia nessun altro. Quindi questo è importante sempre ricordarlo. Mentre nei luoghi di... I medici devono usarne altre, ecco. Prego. Se posso dire una cosa. Sì. Siccome prima discutendo tra di noi, dopo il punto di luce, dicevamo
ma andare a messa in famiglia, che cosa si può fare? Sì. Ho letto un po' cosa stanno facendo le diocesi in Italia, ho trovato che a Padova il vescovo ha preso in considerazione questa necessità e dice: le famiglie che hanno figli, ragazzi insieme, che vivono insieme, possono stare unite nello stesso luogo purché si rispetti la distanza tra una famiglia e l'altra. Ah, ok, però nella famiglia tra di sé possono stare vicini. Sì, questo è, diciamo, è abbastanza ovvio, perché si vive già insieme e allora non si capisce perché a messa non si possa stare vicino, soprattutto un genitore con i suoi figli, i suoi ragazzi. Soprattutto se sono piccoli. Aspetta, Don Roberto, c'è una domanda. Nelle parrocchie della mia zona si sa già che la domenica sarà celebrata una sola messa e bisognerà prenotarsi. È normale? Diciamo che è un po' normale, perché l'orientamento è quello di evitare assembramenti in entrata e in uscita e magari proteggere soprattutto gli anziani, non obbligarli ad uscire e continuare le trasmissioni anche in streaming delle celebrazioni eucaristiche per tenere un po' insieme le comunità. Ma questa è un po' la situazione che stiamo vivendo, sono i primi passi che stiamo facendo anche in questa direzione di riammettere i fedeli alle celebrazioni eucaristiche, per cui io direi che c'è una settimana, come ha detto l'arcivescovo di Milano Monsignor Delpini, che è ordinaria, è un po' un rodaggio per arrivare poi alla domenica, al 24, e piano piano poi capire come le cose funzionano. Sì, è una settimana che serve per capire. Va bene, sì. Grazie Don Roberto. Sì. Dimmi, volevi aggiungere qualcosa? No, la realtà della prenotazione esiste veramente. Sì. In alcune situazioni è meglio dirlo al parroco, soprattutto tenere contatto con lui o con l'applicazione o con la telefonata e dire: io partecipo, c'è posto per me. Soprattutto nelle comunità più grandi è bene sapere se arrivo alla chiesa e potrò prendere posto, potrò trovare posto. Jacopo? No, ho sentito che sono arrivate alle varie diocesi lombarde, sono arrivate circa 1 milione di mascherine da Regione Lombardia. Oggi c'era l'assessore alla protezione civile che raccontava questa cosa. Ma queste qui sono mascherine che avete già utilizzato o eventualmente quelle avanzate possono essere messe fuori dalla chiesa nel caso in cui arrivi qualcuno che non ce l'ha, ad esempio? Non so, come pensate di usarle? Dovrebbero essere utilizzate proprio per i fedeli che arrivano a messa e magari ne sono sprovvisti, per evitare che ci sia qualcuno che crei problemi. E so anche che alcuni parroci che gestiscono poi direttamente le loro parrocchie cercano di mettersi d'accordo anche con il sindaco, con l'amministrazione pubblica, per regolare l'accesso, avere i vigili, insomma fare le cose, soprattutto per incominciare in maniera ordinata e con la collaborazione di tutti. Grazie Don Roberto, noi ci vediamo venerdì per il punto di luce, poi magari ti ospitiamo ancora qui se vorrai, va bene, se avrai piacere. Buona serata. Va bene, buona serata, grazie. L'ultima fascia e poi c'è il momento clou, il momento cult delle nostre serate, non vi dico cos'è, a tra poco. Allora, prima del momento clou, io sto ricevendo un sacco di richieste che mi dicono dove fare i test sierologici. Allora, si possono fare in un sacco di posti, ma siccome la norma è di 2 giorni fa, al momento stanno partendo, non sono ancora tutti pronti. Quello che io ho letto, ma non faccio pubblicità a quelli, sono gli unici che per ora ho letto, è Multimedica, che è Sesto San Giovanni, e il Centro Sant'Agostino. Da loro si possono fare, i prezzi sono sui 30 e 40 euro. Bisogna telefonare e prenotarsi, non è una pubblicità. Ripeto, da lunedì secondo me anche il San Raffaele lo fa sicuramente. Ho telefonato all'oxologico e mi hanno detto ci stiamo organizzando, quindi si tratta di dare qualche giorno di tempo. Momento clou della serata, Jacopo. Sarà De Luca? Sì, sarà De Luca. No, cosa hai preparato? Ma ce n'erano varie, però mi ha colpito molto il fatto che non è del tutto convinto di come abbiano gestito la cosa, scienziati e politici, e come al solito ha pochi peli sulla lingua e quindi... Eccolo qua. Vediamolo. Tutto il lavoro di questi giorni dei vari comitati, controcomitati, sottocomitati
è approdato, diciamo, ad una conclusione semplice, che è quella che è riassunta nella parola d'ordine che utilizzava Totò in un film famoso, quando, affacciandosi alla finestra di un'ex casa chiusa, diceva a chi stava sotto: arrangiatevi. Ecco, questa è la sintesi del lavoro scientifico e di elaborazione dei 1000 comitati che abbiamo nominato. Arrangiatevi, si salvi chi può. Questa è la mia sensazione. A questo siamo arrivati. Allora, io sono affezionata a Fontana, Jacopo, il nostro presidente, poi lo prendo, viene sì, qua, gli telefoniamo, certo, gli vogliamo tutti bene. Però De Luca... Sì, sì, poi citare Totò parlando del Premier, praticamente, perché l'idea è quella, è fantastico, secondo me. Beh, però è un po' così, eh? È un po' così, arrangiatevi, un po' così. È stato molto, secondo me è stato molto delicato vedendo quello che sta succedendo in queste ore. Io non ce la faccio veramente più. Però. Allora, ripetiamo le notizie di stasera: sono che lunedì aprono bar, parrucchieri, ristoranti, estetisti, ma. Ma domani sapranno come. Esatto, è quello. Ecco. La notizia è questa. Allora, io mi metto la maschera, mi preparo a uscire, perché vi ricordo che bisogna stare fuori anche in strada con la mascherina, perché l'ordinanza lombarda. Ce l'hai, Jacopo, sotto mano? No. Ce l'ho in redazione, non è che non ce l'ho in redazione. Va bene. Sai che ci piace scherzare. Allora, grazie alla regia, grazie a Jacopo Casoni. Tu sei qui domenica sera a Farnova Stadio, dimmi. Posso dire una cosa rapidissima? Vai. Volevo mandare un abbraccio, almeno ideale, a Ezio Bosso, che se n'è andato, sì, al maestro. E lui ha detto, secondo me, una cosa che potrebbe essere il prossimo Vidiwall. Cambiamo la parola distanziamento sociale in distanziamento di sicurezza, perché altrimenti non ne usciamo vivi a livello sociale. Distanziamento sociale. Non hai ne ragione. Usciamo vivi. Distanziamento di sicurezza, distanza di sicurezza. Potremmo fare un Vidiwall, rispettate la distanza di sicurezza. Mimmo, ce lo fai? È già pronto. Va bene. Allora, salutiamo Enzo Bosso, sono d'accordo con te. È un grandissimo artista e soprattutto grandissimo uomo, che purtroppo ci ha lasciato. E noi ci vediamo, io e te, a Linea d'Ombra lunedì. Tu invece sì. domenica Nova Stadio. Sì. Salutiamo e ringraziamo Domenico Zingaro e Silvio Valsecchi. Ci scusiamo per il ritardo della chiusura, ma avevamo tanti ospiti e non potevamo trascurarli. Buonanotte a tutti, ci vediamo lunedì.